Eccoci, ci siamo ingranditi, abbiamo preso un tavolone enorme. Carlo, buonasera, hai visto Buonasera. che tavolo? Sì, ho visto, molto grande. Buonasera. Ci Buonasera a stiamo. tutti. Aperitivo, giusto? Ci sta tutto Ci qua. siamo Primo, allargati. secondo aperitivo, dolce, ammazza caffè, caffè, tutto. Antipasto. Antipasto, eh sì, tutto. Antipasti dopo, però l'antipasto lo facciamo alla fine. Cioè, Antipastino. l'antipastino alla Preciso. fine, perché in esche sono in scaletta finale. Abbiamo scalettato circa 20 pezzi, 21, 22, poi dopo siamo in diretta, quindi la richiesta è facile, 02877, si vede il numero? Sì. 02876550, Sara sei pronta, tutto a posto? Sei microfonata? No. Dobbiamo prendere un altro microfono. Carlo, tu ce Ah, l'hai? beh, Ce ce l'abbiamo. l'abbiamo, no? No, però te Carlo hai bisogno di un microfono anche Ah, se vuoi, mettiamo le te. Mettiamo quattro, le quattro. chiacchieriamo tutti. Esatto, no, infatti questo è bello. Questo è il bello della diretta. E quindi nuovo studio, nuovo set, nuovo tutto, trasmissione in due. Due. Ma poi magari settimana prossima la fai da solo oppure la Sì, faccio io, vediamo, vediamo. esatto, siamo sempre tanto aperti, no, Voi a... Sì. controllate sempre, nel senso può essere che ne trovate due, tre, no, tre no, due, uno, magari nessuno. No, beh, dai, quello... No, nel senso nessuno. Qualcuno speriamo ci sia Sì, sempre, qualcuno perché speriamo che ci sia. trasmissioni silenziose No, sono il un massimo, quindi... videocatalogo dove non c'è nessuno, ma solo. No, Sì, ma non è magari ad bello. agosto, proprio, se vogliamo. Ecco, magari dateci qualche idea di come fare in agosto. Quindi 20 pezzi, 2 ore, sarà il caso di cominciare. Io cosa volevo dire? C'è qualcosa da dire? No, c'è da dire niente. Dopo vi racconto dell'incontro in settimana, della bellissima consegna, una casa splendida con oggetti fantastici, non soltanto giapponesi, oggetti europei. Culture europee, Un bel mix. vetri, tocca, vetri, sì, l'ho messo sulla camicia, Ah, ma va bene, non te l'avevo però messo, la non te camicia l'avevo non messo. è rigida come la giacca, Ma credi, la giacca adesso la giacca la copre. trovo. E quindi dipinti antichi, mobili bellissimi, insomma è una roba pazzesca e a questo nostro cliente, che poi abbiamo acquisito da poco, quindi grazie anche al nuovo canale, quindi questa nuova visibilità. Il fatto di trovare però una casa con oggetti diversi, molteplici, dove ha inserito dei pezzi giapponesi e devo dire che messi insieme in un contesto dove c'è l'arte europea, antica, perché comunque non è che è una casa dove trovi il mobile giapponese, l'oggetto giapponese, l'arazzo giapponese, il paravento giapponese. Sì, un giusto mix. Io no, non sono stato, quindi non lo so, non so Un neanch'io, mix giusto, però mi e ha poi mi ha detto. raccontato tante belle cose, nel senso che dove ha acquistato ogni pezzo, no? Dove si ricorda esattamente dove l'ha acquistato. Cioè, pezzi acquistati anche 40 anni fa. Cioè, quindi mi diceva, questo l'ho comprato nel 1965, là, da quello lì. E dicevo, cioè, si ricorda. Beh, sì, perché poi ti ricordi delle cose che compri, quelle che ti piacciono, beh, anche quelle che non ti piacciono, no? Uno si ricorda sempre, meno male, Sì, ti ricordi sempre da dove chi l'hai compra. comprato e poi mi fai, io ho sempre comprato le cose da persone a cui cioè mi davano fiducia, nel senso non ho comprato, sì, io poi dopo ho fatto esperienza, però su questo è una cosa, una chiacchierata così iniziale, ma nel senso può servire anche a tutti. Cioè io ho comprato delle cose soprattutto da persone alle quali mi fidavo, anche perché ogni volta che vedo quell'oggetto mi ricordo da chi l'ho comprato. Cioè se la persona con me mi ha dato un oggetto valido, si è comportata sempre bene con me, io sono contento di vedere quell'oggetto. Poi, logicamente, mi fa gli oggetti dove li ho comprati poi da persone che non mi sono piaciute, perché ho sbagliato, cioè non è che ha fatto tutti acquisti perfetti, Certo. immacolati, giusti. Poi magari su alcuni oggetti si è reso conto che non andavano bene, quindi quella persona dove l'ha comprato non gli è stata più simpatica, tra virgolette, quindi ogni volta che vedeva quell'oggetto gli veniva in mente quella persona. No? Diceva, ma io l'ho comprato da quella e mi veniva qua una fitta qua allo stomaco, no? Mi fa, perché guardavo l'oggetto e vedevo quella persona che non mi, no, ho dovuto venderli. Fa, perché ogni volta che inquadravo quell'oggetto, no? Cioè, sentite che si è comportato male qualcuno, non so, qualcosa del genere, magari un rapporto così particolare. Quindi una Ah, volta non che perché non ha sbagliato ha acquisto. sbagliato l'acquisto, però poi magari questa persona qua non gli andava molto più Sì. cosa, mi fa, ho dovuto venderli. Perché ogni volta che andavo in camera lo vedevo e mi veniva, capito, la cosa qua. Andavo in sala, c'era l'altro quadro che ho preso quello lì, mi veniva a fare qua, non posso mica vivere così. Allora li ho venduti. Cioè, vabbè, comunque, poi ne parliamo ancora di più.
Volevi cominciare con qualcosa? Sì, esatto. Oggi partiamo da un oggetto pubblicato, il gallo in bronzo argentato, che è pubblicato il primo oggetto, se non sbaglio, il numero uno, questo qui, che è pubblicato sull'ultimo libro che ormai conoscete. Però volevamo partire da questo oggetto perché diciamo che non sarebbe male, come dicevamo all'inizio, far vedere ogni trasmissione, poi non deve essere la regola, però un oggetto pubblicato. Ne sono rimasti ormai pochi, tanti sono stati scelti, e in questo caso io mi chiedo ancora come un oggetto del genere possa essere ancora disponibile. Lo vediamo anche sul computer, così entriamo più nel dettaglio, perché è un oggetto particolare. Scusami Carlo se ti ho tolto il libro, perché è un oggetto eccezionale e di una dimensione di 38 cm, particolarissima, in bronzo argentato con la sua base in legno originale. Il corpo è tutto in bronzo argentato con le zampe e il becco dorati e la cresta in smalto rosso. È firmato Yoshiaki, che è un artista che ha addirittura esposto all'esposizione di Parigi del 1900, ed è il gallo è simbolo, no, di coraggio e lealtà, ed è uno degli animali dello zodiaco giapponese. La posa, la raffigurazione, sicuramente no, il gallo è un animale raffigurato nella sua completa maestosità, col becco, con la testa rivolta verso il basso e la coda verso l'alto. È un oggetto, io non capisco, sono quelle cose che quando abbiamo acquisito ho pensato, ormai non lo dico più, lo tengo tra me e me questo ragionamento, però abbiamo pensato, no, che sarebbe stato uno di quelle opere da vendere, che si sarebbero vendute in poco tempo. Invece dopo 3-4 mesi è ancora qui con noi, ma non è affatto un problema. Volevo farvi vedere anche il dettaglio, ecco, del muso, no? Il dettaglio degli occhi. Gli occhi sono in vetro, la parte vetro trasparente, la parte che vedete, la parte in arancione e nero, è tutto smalto. Quindi il vetro che mostra, vetro trasparente, traslucido, che mostra esattamente quello che c'è sotto, quindi smalto, nero e arancione. Perfetto, cambio microfono. Nel senso, completato? No, completa, sì. Ah, perfetto, ok. Quindi è di nuovo con noi che... Sì, sì, sono tornato. Tutto a posto? Sì, funziona? Sì, no, meglio? Sì, no, 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 a me non tocca per adesso. Ok. La jack. A posto? Sì, a posto. Ci siamo. Ok, no, io nel frattempo stavo parlando appunto di questo gallo. Sì, ho visto. Non so se ti sei perso. No, mi stavo seguendo. No, stavo seguendo. Ah, solo okay, che non potevo commentare perché avevo il microfono spento. Avevo voglia di dire qualcosa, ma non potevo. Il fatto che tu, come hai detto prima, sai cos'è che manca di questo oggetto? Il fatto che uno, forse televisivamente parlando, è difficile da capire. Anche le immagini, le fotografie non rendono la proporzione, e poi comunque non è un oggetto di facile trovare una facile collocazione. Cioè qui ci vuole una grande casa, ci vuole una casa adatta, non è un oggettino semplice dove puoi mettere dappertutto, quindi ovvio che c'è un prezzo importante, quindi c'è anche da dire questo, quindi sono tante le cose che vanno a sommarsi. Però, sai, tanto questo è uno solo, non è che ce ne sono alternative, quindi sono quegli oggetti che poi io immagino, poi puoi anche staccare, adesso l'abbiamo visto bene, puoi staccare pure. Io immagino che comunque, no, chi fa questo mestiere, come ti dicevo anche prima, cioè ha bisogno di una consapevolezza e una conoscenza, che non è che tutte le cose che si comprano devono per forza vendersi in poco tempo, cioè il tempo non è importante su questi oggetti. Certo. Cioè il tempo è importante su oggetti commerciali, perché tu compri un oggetto commerciale e per forza l'oggetto commerciale devi farlo girare velocemente, perché un oggetto commerciale da 3, 4, 500 euro, se ne hai 300, 400,
non è che puoi fare un magazzino di oggetti commerciali da 300-400 euro, perché sennò a parte che ci vuole uno spazio, cioè anche perché puoi ricomprarli sempre. Anche, esatto, anche perché tanto l'oggetto commerciale lo vendi oggi, hai il tuo 15, 20, 30% di margine di guadagno, pulito, diciamo, no? E ne vai a ricomprare un altro, quindi tu il mese dopo l'hai rivenduto con un altro 20-30% di margine, e vai a cioè tanto lo ritrovi sempre. Questi oggetti, che hanno questo è un gallo che ha 200 anni, non ha fretta, nel senso è lì, se rimane lì da noi 10 anni, no? Ipoteticamente, non è un problema, perché comunque noi abbiamo la necessità, siamo stati bravi a fare questo volume e bravi, grazie anche a voi, nell'acquisire tanti di questi oggetti, quindi se tutti questi che sono pubblicati in questo momento dovessero rimanere lì nel nostro magazzino, sono oggetti che rimangono, che fanno il nostro, diciamo, il nostro zoccolo duro della qualità degli oggetti, della conoscenza. Poi abbiamo la possibilità domani, l'anno prossimo, di fare delle mostre importanti anche a livello internazionale, a Parigi, a Bruxelles, chissà dove. Ovvio che questi oggetti, se tu ti metti nella condizione un domani di fare una mostra a Parigi, cosa fai? Porti il gallo, che porti l'oggetto commerciale. Quindi questo magazzino di oggetti di grandissima qualità, importanti, se arriva il personaggio, la persona che lo capisce, io sono contento, è giusto che lo acquisti, ma noi siamo consapevoli che sono oggetti che potrebbero anche rimanere a lungo nel nostro showroom e magari il giorno che chi ha voglia di vederlo si rende conto dal vivo che cos'è, allora forse... No, ma lo dicevo anche per un altro motivo, perché non è solo un oggetto da collezione, ma è anche un oggetto da decorativo per la casa. Sì, sì, no, certo. Quindi c'è chi colleziona solo galli, eh. Esatto. Noi abbiamo avuto dei clienti che collezionano solo galli. Esatto. Cioè, e poi è un oggetto anche per la casa, cioè non è solo un oggetto da collezione, ma è un oggetto che può comprare chiunque fino a un certo punto, perché poi sempre quel pizzico, no, di occhio, di gusto, di attenzione ci vuole. Però è un oggetto che non è esclusivamente da collezione, quindi va a prendere un mercato, una fascia di clientela anche più ampia. Non certo, semplicemente. Anche perché un gallo non è che c'è scritto che è giapponese su, esatto, un gallo è un gallo. Oltretutto è quello. Quindi se lo guardiamo, gallo, effettivamente. Gallo, come un cucciolo, come altri animale, bronzi, come la tigre, esatto, come l'elefante, come tanti altri animali, diciamo giapponesi, che sono stati sicuramente tra i più bravi al mondo a fare, a scolpire e a dare l'anima a questi oggetti. Esatto, quindi prezzo, se siete interessati, al centralino, Sara vi risponderà per qualsiasi informazione. Se volete ulteriori foto, adesso non ce l'abbiamo in questo momento qui da mostrarvi con noi perché è in galleria, però per qualsiasi informazione chiamateci, mandateci anche una mail, contattateci e vi sapremo dare tutte le informazioni in merito. Perfetto, partiamo col cucciolo. Vai. Dal gallo al cucciolo. Allora, questo è arriva da un'altra collezione dove ho ritirato 2, 3, 4 bronzi. Io pensavo questo fosse, torniamo sempre lì, uno di quegli oggetti magari abbastanza easy. Questo sicuramente il prezzo, la dimensione, il soggetto, la bellezza di poterlo accarezzare proprio così, no? Carlo, vedi? Cioè questa morbidezza nella parte superiore, cioè sembra che veramente sia un cucciolo che ti stia lì vicino, accanto, che ti faccia compagnia. È in bronzo, è pesante, è di qualità, è finemente, diciamo, lavorato e inciso. Cosa che magari non si riesce a percepire bene, però se un riflesso ci picchia sopra, adesso vediamo che mi metto gli occhiali. Sì, si percepisce. Eccolo qua, vedi? Questo riflesso che ci è andato su, che vi riesce a far capire la profondità, la matericità, l'incisione, la qualità, la patina e tutto quanto. Vedi, è proprio, e poi è a simulare un po' i giapponesi erano bravi anche nel lavorare il bronzo facendoti capire quasi che fosse legno. Lavorare il legno facendoti capire quasi che sia bronzo. Lavorare la ceramica, la terracotta, sembrare che sia legno o bronzo. Insomma, sono molto bravi a fare tutto questo. Questa è una bellissima patina, un bellissimo colore, costa 2.500 euro. La dimensione ce l'abbiamo da qualche 13x18x13. 13x18x13. 18 la larghezza. Esatto, 18. Allora, poi quando dai le dimensioni così, uno dice, madonna, 13, 18, cos'è 13? Cioè, non riesci a renderti conto, capito? Perché uno dice, pensare che sia più piccola, anche il 13-18, allora esatto, è una cosina così. Cioè, la mano, se io metto la mano per così, che la mia mano è piccolina, non è grossa. Sì, confermo. Esatto, quindi la mia mano, guarda, non arriva lo passa a metà, ma cioè, comunque, a parte il peso, peserà un paio di chili. 3 chili.
Ah, 3 kg, pensa un po'. Quindi, date le dimensioni così, non ci si rende conto. Io vi dico soprattutto quando vi piace un oggetto, e poi, tanto non è che, voglio dire, sono quegli oggetti che ne capita uno ogni x anni. Firmato Masayuki, volevo far vedere anche Carlo per la firma. Sotto? Sì, dovrebbe essere qui da qualche parte. Che non sono sugli occhiali. Aspetta un secondo che la guardo. Eccola lì, eccola in qua. Centro. Okay. Devi andare a beccare il riflesso. Qua. Questa qua, Masayuki. Tipo un tassello quasi inciso a rilievo. Ed è curioso, comunque è un oggetto antico, perché comunque stiamo parlando sempre di periodo Meiji, 1850, 60, 70, giù di lì, no? È un oggetto che, insomma, anche lui ha la sua epoca. E poi ho notato una cosa, già quando l'altra volta l'ho fatto vedere, forse una volta o due, c'è da notare che il fatto che proprio sia stato accarezzato, perché questa parte sopra qua è liscia, è molto più liscia. Quindi qua chi l'ha avuto questo oggetto, chi l'ha tenuto in casa, l'accarezzava tutti i giorni. Perché guarda l'espressione che ha poi... Tutti i giorni. Sì, sì, guarda che è proprio... È un'espressione, cioè è riuscito a dare, no? Quell'espressione sì, sì. Tenera, giocosa. Grazie, giocosa. Fate queste scelte, perché se partite da questi oggetti, quando poi lo troverete in casa, ovvio... Dovete entrare in sintonia con noi, è ovvio, cioè nel senso, perché comunque la sintonia col venditore è fondamentale. Cioè, noi siamo alla fine degli antiquari, siamo venditori, e quindi il venditore deve vendere gli oggetti. Non è che noi siamo qua per fare una presentazione anche, non è che dovete per forza telefonare in questo momento, però l'opzione vi mette nella tranquillità di poter poi pensare, vederlo, potete venire a vederlo anche da noi, potete venire a vederlo a Milano. Se siete fuori Milano prendete il treno è praticamente... 10 minuti 5, dalla stazione. Piedi. Noi siamo a 5-10 minuti al massimo, ma 10 minuti massimo, proprio tanto, dalla stazione centrale. 10 minuti dalla piano piano? Sì, sì, piano, proprio per godersi il panorama della stazione centrale di Milano. La stazione centrale è bella però, di Milano, non è brutta. Magari se andate in un orario strano, magari non è proprio bello per andare, però se andate in un giorno normalmente, che bello. Una bella giornata di sole, la stazione centrale è una bella... È bella la stazione centrale. Come? Quando sei fuori, non dico dal treno, sei fuori dalla stazione, sì, 5 minuti. Sì, 5 minuti. 5, sì, sì, proprio lì. O se volete vi veniamo a prendere, quindi guarda, arrivo alla stazione e veniamo a prendere. Tanto, cioè, beh, no. No, con i clienti siamo... Seriamente, no, certo, infatti, sì, sì. Anche perché molti clienti sono venuti, clienti o anche chi ci ha portato cose da comprare, no? Arrivano con le borse, logicamente. Carichi. Con gli oggetti... O all'andata o al ritorno, con magari, gli oggetti, no? Carichi di cose da vendere, è ovvio che noi non è che, diciamo, vieni con la borsa, il trolley fino lì, andiamo a prenderli e gli diamo una mano, insomma. Se avete cosa da vendere, vi veniamo a prendere la stazione. Col trolley carichiamo in macchina, poi andiamo in showroom e li guardiamo insieme. A posto. Quindi domande, come si dice, domande, no domande, obiezioni, niente. Non mi sembra di sentire. No, infatti. Nulla. Chi taccia consente. Esatto, quindi proseguiamo. Vai. Cosa succede? Che ti alzi, prendi tu l'oni. Sì. Poi guardiamo anche il paravento che c'è alle nostre spalle, dopo. Che succede? Vabbè, ma Carlo, ma allora come dobbiamo fare questo micro? Sai cosa facciamo? Lo mettiamo sulla giacca. Come apro il bottone? La giacca. Ah, questo qua. Basta? Vediamo. Ah. Stiamo provando tutte. Ah, ok. Ma dici che dà così fastidio? Si sente. Come se fossero masse dentro. Ah. Altro bronzo, questo è bellissimo. Questo è già più grande, dimensione più grande. Com'è con l'oro dietro il paravento? Da fastidio? Si vede? Mischia tutto un po', si capisce? Ma più che altro il nero, non tanto l'oro. Cioè la parte del carro. Però se prendiamo un pannello così. Dai, prendiamo un pannello con questo qua. Tenere qui. Prendiamo un pannello che ne siamo provvisti.
Poi vi ricordo, andate a vedere le nostre cose sul sito, ne mettiamo sempre. Adesso questo weekend non ce l'abbiamo fatta, Non ce l'abbiamo fatta perché naturalmente mi tengo io. Non ce l'abbiamo fatta perché naturalmente essendo in mostra, quindi siamo stati abbastanza presi. Sì, qua si vede. Quando sono così ha bisogno di un aiuto, il bianco dietro sicuramente gli dà una bella possibilità di poterlo vedere bene. Poi anche questo magari possiamo farlo vedere anche dal sito, perché tanto, tanto sul abbiamo sito. Delle immagini del sito, quindi adesso appena andiamo sul sito lo vedete bene. Ma è un soggetto un po' particolare. Sì. Quindi quello che è curioso è vedere questo Oni con questo ombrello e quel piccolo Oni dietro, lo chiama, vedi, sembra quasi così toccarlo dietro, no? E dire oh guarda che sono qua. Però c'è un significato che è sì. Diciamo che vabbè, gli Oni sono, no, sono creature mitologiche del folklore giapponese che si possono, meno male, possiamo identificarle come demoni, no? E in questo caso l'Oni assume le sembianze di un monaco mendicante. Porta con sé quello che vedete, no, nella mano sinistra, un registro dei devoti, e al collo invece tiene il tamburo con il quale intona il Nembutsu. Infatti in questo caso possiamo, diciamo, descrivere la scultura come Oni Nembutsu. Questo perché, immaginiamoci la scena. È un Oni in cammino nelle vesti di un mendicante che canta con questo gong buddista per dimersi dai suoi peccati. Quindi è un soggetto molto, molto raro, che fa parte della mitologia, del folklore giapponese, ed è un soggetto particolare e anche, devo dire, abbastanza divertente, no? L'ombrello che tiene nella mano destra è molto rovinato ed è, diciamo, anche può essere inteso come... Sì, non è che però sono delle mancanze rovinate, che rotto e rovinato. No, è rovinato, hai ragione, no. È rovinato nel senso che è stato fatto in quel modo per, diciamo, a significare, diciamo, il trascorrere del tempo. E dietro di lui, adesso non si vede, forse non abbiamo neanche... Sì. Giro. Dietro di lui, in questo caso, c'è un altro Oni, un piccolo Oni, che lo ferma di dietro e cerca di attirare la sua attenzione. Bellissimo, mi piace molto diciamo, la completezza della scena. Sì, bello. E il movimento poi del piccolo Oni dietro con la gamba, con la gamba sollevata, la patina. Poi la sua bella base originale, le patine diverse di colori, dal carnato marrone al vestito dell'Oni più scuro, alle parti dorate. Tanta roba, bello. La dimensione l'abbiamo? Sì. Dimensione, facciamo prima da qua, 35 d'altezza, per 23x14 di profondità. Vi dicevo della base, è tutta sua, bella originale, che lo tiene così, diciamo, è quasi come se fosse un piccolo tavolino, no? Sai quei tavolini orientali, sì, da salotto, no? Vedi? Ma è tutta poi dorata, tutta lumeggiata in oro, cioè solo una base così, adesso va bene, senza pensare, ma c'è una lavorazione anche sulla base pazzesca, cioè di grossissima qualità nella lavorazione. Diciamo che è un oggetto che, se fosse firmato Miao, ed è la qualità Miao, cioè vedete, quante volte incontriamo degli oggetti, no? Sia Nesuke, sia Satsuma, sia per esempio dopo un Satsuma che non è firmato, no? Però ve lo faccio vedere, perché a parte la dimensione, la qualità, è un bellissimo oggetto. Ma ci sono degli oggetti, lo ricordo sempre, vi faccio un esempio, il Nesuke più importante che abbiamo venduto, cioè importante da un punto di vista economico, cioè più costoso, diciamo, allora, no? Facciamo prima. Il Nesuke più costoso che noi abbiamo venduto non era firmato. No. Se andiamo a vedere tanti oggetti che sono stati venduti, adesso uno quando compra un dipinto del 500 non è che deve dire porca miseria, a parte che non firmavano il 500, non so, un dipinto del 700 non firmato, però attribuito a Tizio, a Caio. Se andiamo indietro nei secoli non si firmava nulla.
Cioè, le firme sono cominciate a arrivare, hanno cominciato gli artisti hanno cominciato a firmare le opere molto tardi, eh. Le opere antiche non sono firmate, eppure fanno attribuibili a tante. Questo è della qualità di Miao. Cioè, quello che io Direi voglio. che è anche forse più bello di alcuni Miao che ci sono, Ah, perché non è che ecco, sempre esatto. Miao allora Qualitativamente parlando, esatto, è anche più guarda bello. Io ho l'espressione, visto, la io ho patina. visto delle opere firmate Miao, che non avevo, di Miao, forse non avevano neanche visto, non avevano visto manco di passaggio. Cioè non era uscito, non era passato neanche di lì Miao. Non era neanche, non è che la, non è. Guardare il registro come ha lavorato, Infatti, guarda che quelle roba. iscrizioni Invece, erano invece dietro. un'opera come questa, pur non essendo firmata, ma è di una qualità strabiliante. E la qualità dove la vedi qua? La vedi nei cambi di tonalità dei colori, la vedi nei cambi di patina dei colori, la vedi nella doratura, la vedi nella morbidezza delle vesti dell'Oni, la vedi nell'ombrello, Nel nel viso, viso. nell'espressione del viso, nell'espressività del viso, è strepitoso. Non costa, cioè se questo fosse, allora facciamo una cosa poi, se fosse firmato Miao, magari anche di peggior qualità, ci volevano 15.000, 18.000, giusto? Dico bene? Ecco, invece qui siamo nella qualità superiore a tanti Miao, costa 6.500. Guarda i riccioli, quei riccioli dei capelli anche. Cioè qui, è qui che io voglio trovare un pubblico smart, veloce, che capisce la qualità, che sa leggere l'oggetto, che non aspetta, cioè capisci, la spinta. Ovvio che noi dobbiamo dirti cosa guardare, siamo più abituati, lo sappiamo, sono oggetti che noi abbiamo comprato prima di te, sono oggetti che noi compriamo, voglio ricordarti, non abbiamo qui da provare a venderlo, ma sì, se andrà venduto, andrà venduto, se no pazienza, lo ridò indietro a chi che sia. No, noi facciamo questo mestiere perché ci crediamo, quindi le opere che abbiamo le acquistiamo, sono nostre, pagate. E questo dovrebbe essere un valore aggiunto per chi si avvicina a queste opere. Io ho comprato un oggetto che è stato acquistato da quell'antiquario. Perché l'antiquario l'ha acquistato e non se l'è fatto dare così in prestito? Perché quell'antiquario l'ha preso nel suo, credendoci veramente? E io dopo l'ho comprato da quell'antiquario o da quell'altra persona. Ma non sono andato così a fare un tentativo, cioè io non è che faccio tentativi, tutte le opere che voi vedete qui sono di nostra proprietà, quindi cioè vuol dire che noi ci crediamo, cioè un oggetto lo compriamo, se noi lo paghiamo, lo compriamo prima di voi, vuol dire che quell'oggetto è valido, eh. Non siamo stupidi nell'andare a mettere il nostro denaro su oggetti che sono rotti, rovinati, mancanze, eccetera, eccetera. Io quando compro un oggetto chiedo la radiografia. Voi la chiedete la radiografia quando comprate un oggetto? No, però dovete fidarvi comunque e comunque di un certificato che noi rilasciamo e scriviamo se ci sono difetti oppure no, in che condizioni è l'oggetto. E in questo caso l'oggetto non ha difetti, è assolutamente in ordine, non ha mancanze di patine, non ha rotture, non ha nulla, in tonso. Quindi 6.500 per un bronzo di questo livello è sicuramente da tenere, prendere in seria considerazione per tutti coloro che vogliono un oggetto così particolare, perché comunque non è un oggetto così normale, cioè è un oggetto abbastanza da chi sa osare, da chi sa andare un po' più in là, no, nelle cose, da chi non si accontenta del soggetto normale, del soggetto semplice, del soggetto già visto, rivisto, trito e ritrito. Sì, anche perché stavo guardando alle patine, no, di questo oggetto, a doratura. Le Certo. vesti sono scure, comunque sono Certo, patinate con una patina più certo. scura. Vabbè, poi c'è le mani, i piedi e diciamo i corpi sono nel classico, no, nella patina classica dei bronzi giapponesi. Però Certo. quando mai trovi già una patina così scura, quel No, infatti, con quel contrasto, quella parte, sì, quella contrasto parte, che poi nero con la adesso. doratura bella, in Esatto, patina e preciso con la sua esatto, base originale. esatto. Cioè, questo è un oggetto che quando uno compra se lo mette in casa, veramente dopo 20 anni che lo guardi, dici, porca miseria, che bello che è. Cioè, se hai la posizione, perché poi io ho notato anche, sempre parlando un po', messo, non so se il gentile amico che ci siamo incontrati settimana magari mi dice, basta Luca parlare, cioè, non puoi fare la trasmissione parlando, no, però nel senso, bisogna trovare anche la posizione, no, degli oggetti. Io ho notato che in tante case, comunque, come in questa, dove posizionare gli oggetti è fondamentale.
Io ogni tanto anch'io a casa comincio a spostare, ieri ad esempio sono messo a spostare le cose, no? Ho rimesso tutto come era 2 anni fa. Ah, sei tornato? Sì. Avevo un vaso, a posto di un vaso ho messo un'altra cosa, no? Ieri sera a un certo punto ho 5 minuti, gli ho rimesso il vaso lì, ho rimesso quello là. No, tranne una cosa invece ho messo che non era prima, il serpente. Ah, l'ho visto, sì. Hai visto il serpente, sì. L'ho messo? Beh, stava bene dove era prima. E mi era troppo basso. Adesso hai visto come sta... Adesso ti spaventi quando entri in camera lì, con anche la stanza. Ed il serpente, in bronzo, ti guarda. Carlo, qualche volta vieni a casa, vogliamo bere qualcosa così, ti faccio vedere il serpente in piedi là. No, sì, quello sì. Va bene. Possiamo andare oltre... 6.500, ricordiamo il prezzo. 6.500 per chi ci segue su YouTube. Esatto. Ok. Sara, vieni a prenderlo? No. Cosa abbiamo poi da far vedere? Abbiamo da far vedere Sara, no, Sara, vieni un attimo. Mi prendi il vaso, quello lì con le garzette. The big one. Ah, in bronzo? Sì, in bronzo. Da sempre più andiamo su. Sì. Sapete quel cucciolo? Sì, però vieni qua, dai, prendilo di qua, Sara. Dai, vieni. Basta che lo porti così, guarda. Prendi così, due mani, lo appoggi lì, fine. Oh! Ci siamo? Dove stai andando? Sì, recupero il metro. Tutti che vanno via, qua, rimango da solo io. Com'è sta storia qua, Carlo? Tu? Non basta il metro piccolino qua. No? No. Questo è stupendo. Io veramente non oso... E non costa la cifra che dovrebbe costare. Metti la base qua, sennò questa la sporchiamo al giro di due trasmissioni. Così possiamo anche girarlo così. Vedi? Sì, più comodo, effettivamente. 46 centimetri di altezza. Cos'è, una garzetta, no? Sì. Questa è una garzetta, sì. Bella la forma, classica. Diciamo che le forme più classiche, diciamo così, alla fine sono quelle che non ci stancano, no? La forma classica. Poi la forma classica può essere anche quella tronco piramidale, ma lasciamo così allora, sì. Per adesso va bene? Poi vediamo. La forma classica è quella che non stanca. Ma quello che non stanca in questo vaso sono i particolari. Qui c'è una garzetta che viene fuori con una tridimensionalità fenomenale. Cioè proprio viene fuori come in un modo incredibile. Guarda che roba. Cioè te immaginati di comprare, no, una garzetta. Sapete che i giapponesi facevano anche gli animali come abbiamo visto... Sì, la scultura. Sì, una scultura vera e propria, tridimensionale, un kimono, no? In bronzo, in legno, in metallo argento, come il gallo. Ecco, come il gallo, mi veniva. Come il gallo che abbiamo visto prima, puoi trovare anche la garzetta. Ma voi avete idea di quanto costano questi oggetti da un punto di vista... Cioè, adesso il gallo costa una cifra importante, ma la garzetta forse... costa ancora più di un gallo se la vai a cercare nel mercato, no? Perché magari è ancora più raro e tutto. Ma questa qualità su un vaso così che è tridimensionale, che viene in fuori, questo vaso in bronzo costa 1.900 euro. Voglio dirlo a bassa voce, 1.900 euro. Ma l'abbiamo messo sul sito ancora, no? No. Dobbiamo metterlo. 1.900 euro. Che dimensione ha? 55. No, 46. Diamo i numeri. Diamo i numeri. 46 centimetri. 46 centimetri. 46... Cioè, siamo quasi a 50, 46. Cioè, se tu lo metti lì e dici, quant'è? Mezzo metro. Sì, 46, uguale, 50 centimetri. Non è che dici, mancano 4 centimetri, non te ne accorgi. Se hai una colonna, se hai il posto giusto, se hai un ambiente dove poterlo pensare, ricordati che non è facile trovare la garzetta come animale, a prescindere. In questo vaso è lavorata in una maniera incredibile. Una patina marrone eccezionale. Guarda che cosa c'è dietro questi pesci. Io poi diciamo che la grande capacità dei giapponesi
di nell'andare a stanare, a scovare, a farti vedere cose che non esistono in natura. Perché la garzetta, cosa fa la garzetta? Dov'è la garzetta? È nei campi. Oppure? Beh, anche su, però, è a riva dei fiumi, no? Bravo. Se tu vai a Tokyo, a Kyoto ci sono dei fiumi che passano, ci sono tutte io l'altra volta che ero a Kyoto ho visto proprio le garzette nel fiumiciattolo di Kyoto. E lì aspettare il pesciolino che passa la garzetta. Con quel becco lì, pam 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 pam, aspetta il pesciolino. Dov'è il pesciolino, Carlo? Lo vedi? No, io sto dicendo, lo vedi? Io perché io non lo chiaro, non lo vedo, ti chiedo a te, tu lo vedi? Aspetta più qua. Basta. Quindi quello è il discorso. Cioè, è la bellezza di un vaso così dove il giapponese non ti mette il pesciolino in bocca qua davanti, no? Ma te lo mette dall'altra parte del vaso. In più un altro fiore qua da solo, qui in alto, lì così, sperduto così. E poi comunque ha una patina questo vaso eccezionale. Cioè, e poi voglio dire, 1900 euro. Te lo giro nella parte. Guarda che bello, la garzetta si... La garzetta, uno dice, come fai a sapere che è una garzetta e non è della famiglia degli aironi comunque? No? La garzetta sopra la testa, sopra il capo, sopra diciamo in alto, c'ha quel ciuffetto che va così, vedi? Vedi? Zac. Ecco, se non ci fosse stato quel ciuffo, no? È molto simile alla gru, perché noi, ovvio, se la vedi in natura, la garzetta è alta 50 centimetri, bianca, no? Molto, molto sottile, c'è anche nelle nostre campagne, se ti giri in autostrada quando vai in giro nelle statali, guardi i campi adesso, soprattutto che ci sono le risaie e tutto così, le vedi queste garzette bianche lì così che mangiano, no? Sono bianche, hanno quel ciuffetto così, le vedi? Guardale, cercale, perché poi ti viene in mente di comprare il vaso se la vedi la garzetta. Ma se non ci fosse stato quel ciuffo, sarebbe stata una gru. Perché la tridimensionalità, la dimensione in un vaso non possiamo renderci conto. La gru, poi non essendo colorata. Esatto, non essendo colorata. La gru è molto più grande come animale. Però questo a 1900 io vi dico, mettilo da parte. Bellissima anche la firma sotto. Ce l'abbiamo? Non abbiamo sul sito. No, non è sul sito. Guarda che firma. Cioè, c'ha tutte le caratteristiche dell'oggetto stupendo. 1900, ancora Meiji 1850 questo, seconda metà XIX secolo, ma è pieno Meiji, 1900 da comprare a occhi chiusi, perché con 1900 non compri un vaso in bronzo così, non lo compri, cioè non c'è in natura un vaso così da 1900, non hai alternative, cioè con 1900 io vendo 2005 vasetti in bronzo alti così, a 2000, 2005, o no? Cioè, quando capitano... Guarda qua che rilievo, come si nota. Sì, sì, ma infatti, quando capitano queste cose qua, cioè, cosa vuol dire? Allora, noi non è che ci mettiamo qua a dire adesso questo è un vaso da 4.000 euro, l'abbiamo comprato bene, lo mettiamo a 4.000. No, lo mettiamo a una cifra dove c'è un giusto margine e dove c'è la possibilità di accontentare un cliente. O una cliente che comunque ha la possibilità di fare delle buone acquisizioni. Non sempre, perché a volte anche noi quando, per esempio io ieri volevo comprare un vaso negli Stati Uniti, no? Te l'ho detto, sì. Giusto? Carlo, ieri, calcolate che ieri poi era domenica, no? Tu dici, lavori domenica? Sì, sempre, perché noi c'è sempre qualcosa da comprare, no? Alle 5, anzi no, l'asta in America cominciava alle 4, no? Perché cominciano sempre, loro fanno la mattina, alle 10 partono e da noi sono le 4 del pomeriggio. Quando siamo sfortunati, ci tocca l'altra notte ho messo la sveglia alle tre e un quarto. Alle quattro. Mi ricordo. Però pensa che mi sono svegliato 5 minuti prima della sveglia. Cioè io a un certo punto mi sveglio. Porca miseria, non ho sentito la sveglia. Che ora è, papà? Mancavano 5 minuti alla sveglia. E il lotto era 10 minuti dopo, quindi sono stato sveglio. Vabbè, è andata bene. No, lì non. Sì, mi è andata bene, però lì non ho comprato il primo che dovevo comprare. Ah, ok. Perché pensate, un oggetto che era stimato 400-500 dollari australiani ha fatto 10.000 dollari australiani. Vabbè, non potevo comprarlo. Non l'ho comprato.
Poi ho comprato altre 5-6 cose belle, molto belle, che devono arrivare. Ma ieri invece ero in collegamento con l'America. Con l'America, gli Stati Uniti alle 4, solo che l'8 era già il 300, il 400, quindi cominciava alle 4, quindi sono arrivate la sera alle 9, alle 8, alle 9. E cosa fai? Non è che puoi fare, devi monitorarlo, devi guardarlo. Anche quello, stimato a $500,000, io ho fatto il 3.250, quest'altro concorrente ha fatto, siamo già partiti da prima, no? Cioè 2.000, io arrivo a 3.250, mi fa il 3.5 e l'ho dovuto lasciare. Probabilmente potevo anche fare il 3.750, a volte non ti cambia, a volte lo si fa, a volte no, però lì è una questione di secondi. Sì, sì, di attimi, un attimo. Attimi, cioè perché non è che poi pensa, cioè cosa faccio, il 3.750 non lo faccio, lo faccio o non lo faccio, aggiudicato. Cioè, non è che poi chiamare, aspettami, no, aspetta, che fammi pensare, no, devi farlo. Poi se lo fai di notte. Sì, poi di notte alle 4, alle 3. Alle 4 sei ancora magari un... Quindi, e quando si compra bene, come questo, lo ammetto, abbiamo comprato bene, ovvio che il prezzo diventa un prezzo da pubblicità, da fare una pubblicità, perché 1.900 un vaso così non c'è, non lo compri, non esiste, di questa qualità, di questa dimensione, di questa epoca, di questo stato di conservazione. Io tornerei sul da piccolo, lì. Il vaso, esatto, il vaso Nogawa, ecco, da qui adesso mi prendi il vasetto Nogawa, ecco, così per farti capire, no? Ecco. Dal vasone al vasetto. Dal vasone al vasetto, no? Tienilo lì, che poi lo lasciamo lì. E uno dice, ma adesso questo cosa costerà? 100 euro, 150, 200? In proporzione? E invece costa 1.200. E uno dice, belle, moe, perché? Com'è? Mi stai scombinando la giornata, Luca? Io adesso volevo andare quasi a fare un aperitivo, ma mi è passata la voglia. E adesso io come faccio? Dopo un vaso così a 1.900, ti vendo quella a 1.200? No. Ti dico, guarda, quello costa 1.200, firmato Nogawa, è bello, di qualità, e quello è pagato, è il suo prezzo. Cioè quello lo puoi trovare a 900, a 1.000, 1.200, 1.400, 1.500, che uno ti chiede 1.500 cosa gli dici? Che no? Sei pazzo? No, non gli dici niente, gli dici bello, mi piace, è intonso, una bellissima patina, un bellissimo soggetto, molto semplice, pulito, con la carpa che salta fuori dall'acqua, è giapponese tutta la vita, firmato Nogawa Company, una delle company più importanti, è alto 12, 13, quanto è alto? 12. È ovvio, sono due scelte diverse. Non mi chiede, noi dobbiamo vendere e contentare un po' tutti, non è che adesso ci mettiamo a dire no, quello no, quello no. Questo l'abbiamo comprato anche questo, c'è sul sito per caso questo, sì? Sì. Allora, facciamolo vedere dal sito. Vai pure. Intanto sposto questo, che sì, è abbastanza ingombrante. E naturalmente le cose pesanti, chi le sposta? Io. Hai fatto tutto te. Hai ragione, sì, però se nessuno lo sposta... No, ma sai perché? Perché volevo prendere questi due qua. E certo. Infatti ci ho pensato, poi ho detto no. Tornando qui al vaso, queste piccole sferettine... Anzi, Sara, scusa. Sono... No, vai. Sono intarsiate in metallo, cioè queste piccole sferettine non sono, non sono incise, ma sono a rilievo e sono intarsiate sul bronzo. Quindi può sembrare una tecnica magari semplice, ma vi assicuro che intarsiare una superficie in metallo, quindi dura, con un altro metallo non è una cosa semplice. Tu non ascoltai i miei versi, vai pure avanti. No, infatti vedo che siete un po'... Ah, anche l'occhio intarsiato con sempre il metallo, che dà quella vivacità e quella veridicità ulteriore all'opera. Marchio Nogawa Company.
ed è firmato anche sul lato. Se stacchiamo sul... sì, non volevo incasinarvi troppo. No, tranquillo. Ok, ed è anche firmato sul retro. Qui in basso. Super, questo è stupendo. Questa è una chicca. Sì, sono quelle cose, poi la forma è bellissima. Chicca. Super chicca. Perché poi finisce con questo collo, no? Sì, che è piatto così. Semplice ma bellissimo. La patina stessa, il colore è comunque colore piacevole che, devo dire, dalle foto... Oh, il vaso piccolino questo qua? Nogawa? Perfetto. Grazie, confermato. Abbiamo preparato da questa parte... Vedi, questo tavolo ci dà questa bella... Comunque ci sta, questa... Mi piace così la trasmissione, mi piace. Cosa dici, Carlo? C'è spazio. C'è spazio, sì, c'è spazio, riusciamo a spostare, fare, disfare. Poi, comunque, in due così è anche meno. Penso che sia più piacevole anche da parte vostra. Non so, dateci un po' un feedback da casa, visto che, non lo so, una telefonata di incoraggiamento a Andrea, non lo so, qualcuno che dice bravo Andrea mi piace, oppure no Andrea lascia perdere, oppure dice magari no, torna al centralino, torna al centralino. Non so, no, magari qualcuno dice no, fai andare al centralino tuo padre, falla te, che ne so, cioè, no, può essere, sì, no? Sì, no, può essere tutto, certo. Scusa, qualcuno dice no, vabbè, dai, qualche feedback l'abbiamo ricevuto e sì, no, è vero, e ringraziamo anche, no, diciamo, ecco, sto scherzando, i feedback che abbiamo ricevuto. Io lo sai che esagero, no? No, certo, ti diverti a stuzzicare, ci sì, sta. Sì, esatto. Lo farei anch'io. Tra qualche anno magari, quando avremo un po' più di tranquillità, di dimestichezza, esatto. Con il microfono? Sì, telecamera, no, microfono, la telecamera luci, no, no. Beh, cioè, dietro Carlo non fa, non dà fastidio, no, se sì, fosse sì. Dietro qualcun altro magari sì, esatto. Va bene, quindi io ho fatto questo, cioè no, nel senso, visto che tanto dobbiamo presentarle tutte insieme, prima e dopo, già che ci siamo, mettiamoli insieme, che stanno bene. Cioè nel senso che siccome hanno una bella proporzione, tutti e tre, quella è una bellissima coppia. E poi devo dire che comunque non è così semplice e scontato, anche in questo caso, in questo piccolo caso, no? Perché uno dice, ma vedete, noi partiamo sempre da questo punto di riferimento. Quando io vi faccio vedere una cosa in diretta in televisione, che è comunque una... Allora, chi ci segue in televisione deve sapere che i nostri oggetti, tutti quanti quelli che comunque compriamo e vendiamo, sono abbastanza scelti, diciamo, no? Selezionati. Tutti. Non è che uno sì o uno no, tutti. La nostra mentalità è quella. Perché comunque, assegnino... bonifichino, carta di creditino, cioè la compriamo. E quindi io non sono così contento se poi compro un oggetto che è rotto, rovinato, di bassa qualità. Non sono contento. Guardate, io settimana scorsa ho mandato indietro un oggetto, no? Un paio ultimamente. Sì, un paio. Abbiamo comprato un oggetto in asta, in Francia, dichiarato... L'oggetto alto 12 centimetri, no, 12. No, 7. 7 centimetri e mezzo, dichiarato dalla casa d'aste 7 centimetri e mezzo, per 5 e mezzo, per 4 e mezzo, sì. 5. Mi arriva e l'oggetto è 5 e mezzo per 4 per 4. Cioè, capite che su un oggetto da 7 centimetri, 5... cambia di molto. È come se tu un mobile al posto di essere 50 centimetri, cioè ti dicono guarda questo mobile è alto 55 centimetri, poi arriva a casa e 75, non ci sta. Oppure è 75 e arriva 55, no. Cioè se parliamo in proporzione, sì, può sembrare poco, può sembrare poco ma è tanto, no? Ma... il valore di quell'oggetto era fondamentale per quei 2 centimetri, perché di quel tipo di oggetti, poi, cioè, la conoscenza che abbiamo noi è questa, quel tipo di oggetti, quell'oggetto di 7 centimetri e mezzo non esiste, ha un valore altissimo rispetto a quello a 5 e mezzo.
perché è pieno, ce ne sono da 5,5, ma da 7,5 no. Quindi io l'ho pagato 3.800 euro, giusto? Bonifico, pagato ancora prima che arrivava l'oggetto, no? Giusto? 3.800. Arriva, misuro, è piccolo. Guardo la descrizione della descrizione e c'è scritto 7,5 cm. Gli mando una mail, guarda che io l'ho comprato perché era 7,5. Cioè tu non mi puoi dare da 7,5 a 5,5 per entrare indietro. Mi fa, no, non posso prenderlo indietro perché il catalogo, le dimensioni sono così, indicative. In francese, indicative. E così quindi? Lo riguardo bene. Poi noto, che non avevo neanche notato perché io lo davo scontato che fosse del XIX secolo, è del XIX secolo, noto che sulla descrizione è scritto XVII secolo. 1600. Non li facevano così nel 1600 quel tipo di oggetto. Gli riscrivo la mail. Guarda che, oltre che alla dimensione, hai sbagliato di 200 anni. Non è del 700, del 600, è del 900. Cioè 1880-1890. Cioè 200 anni di errore. Ah, mi risponde, allora fai una cosa, rimandamelo indietro che lo controlli, che il, come si chiama, il commissario lo ricontrolla. Va bene. Dopo due giorni, sì, hai ragione, ti rifacciamo un refund perché la dimensione è sbagliata. No, l'epoca. No, per la dimensione poi mi ha scritto. Ah, per la dimensione. Sì. Prima, esatto, però dopo ha capito che aveva sbagliato anche l'anno e allora non poteva dire, no, ho sbagliato i 200 anni, che sono un cretino, esatto. No? Allora mi fa, ti faccio il refund perché la dimensione è sbagliata, che prima aveva detto non te la facevo. Cioè, roba da matti, capito? Però sono stati decisi, cioè, sono stati... Beh, sono stati comunque... ieri, l'altro ieri è arrivato... Sì, perché alla fine hai trovato quella... Sì, no. Però capite, tutte queste cose qua. Ci sono delle cose che poi alla fine... vedete, noi, quando io compro quegli oggetti, li devo guardare bene. Quando io ti faccio vedere un trittico come questo, che sono due oggetti diversi separati, io l'ho messo insieme perché stanno bene, ma quando io ti faccio vedere una coppia di vasetti come questa Clasonné che sono intonsi con tutta la struttura in argento e costano 750 euro intonsi, io mi chiedo, ma tu hai alternative a una coppia di vasetti Clasonné di questa, col filo d'argento di questa qualità a 750 euro? Intonsi? No, perché con 750 euro sai cosa ne compri? Uno. Forse, se sei fortunato, non la coppia. E il piattino? Sono sul sito i vasi? Sì. Sono sul sito, no? Ma perché qua c'è 600? No, 600 euro costano. Infatti. Allora c'è l'etichetta. Sì, 600. Ah, ho sbagliato. Ah, pensa un po'. Ah, infatti qua sulla scaletta c'è 600. Allora, mi sono sbagliato, 600, non so, se avete un dubbio adesso non ne avete più, cioè non lo so io, cioè tra un po' vi costa 500. 300 euro l'uno. Ma sì, ma intonsi, in filo d'argento, quanto sono alti? Certo che... Non ci vedi? 14 centimetri. Lo sapevo io, perché se lo vedi al contrario dall'altra parte non lo vedi. No, infatti 14 centimetri d'altezza, 600 euro. Ma non, guarda che un commerciante, cioè un antiquario, 450 euro, 500 euro li compra. No, per dirti che il prezzo giusto di questi vasetti non è 750, o se è 900, te lo dico. Poi fai come vuoi, per l'amor del cielo. Io non voglio insistere perché... Cosa devo stare a insistere per farti comprare bene due cose così? Non insisto, te lo dico e poi fai quello che vuoi. Il piattino... Poi guarda che bella anche comunque la base, la parte sopra. No, sono stupendi. Ma infatti poi la parte argentata non è in argento. Non è in bronzo. Non è in bronzo come i soliti. Infatti. 600 la coppia di vasetti e 450 il piattino lobato, anche questo, blu cobalto nella base, il discolo floreale, insieme. Cioè, pensa tu che con 1050 euro te li prendi tutti e tre. Con 1050 euro, se tu vai a vedere e sai i prezzi di mercato, cioè se sai ricondurre, perché poi dopo vedi, a parte essere capace di ricondurre il tutto e dire, a riconoscere il valore delle opere, insomma, parliamoci chiaro, no?
Il fatto di riconoscere il valore di un'opera d'arte oggi non è complicato e difficile, magari una volta lo era, perché comunque una volta non c'era internet, non c'erano comunque tutti questi oggetti online, c'era solo la televisione. 30 anni fa un trittico così ti chiedevano 3.000 euro, ti vendevano a 2.000 euro i vasi e ti vendevano a 1.500 il piattino, 3.500 euro li pagavi. E magari arrivavano 7-10 telefonate, no? E magari erano rovinati. E magari erano pure restaurati, perché tanto chi li, cioè, non era una scelta fatta come la facciamo noi, parliamoci chiaro. Sì, noi se questi oggetti avessero un difetto, un restauro, questi non li compreremmo nemmeno. Cioè, no, non arriverebbero dove sono. Esatto, cioè, il fatto comunque di cercare oggetti in ordine. È importante, sì, è importante, è fondamentale. Comprare soprattutto sul Clausonet. Soprattutto sul Clausonet. Tutte le cose. Tutto, ma il Clausonet ancora di più. Io immagino voi quanti Clausonet avete a casa, mezzi rovinati, mezzi restaurati, mezzi bottati. La maggior parte che hanno venduto negli ultimi anni sono tutti rovinati. O restaurati, che tanto non ne accorgete. Perché il valore poi è 1 a 10. Cioè, se l'oggetto buono... Prendete un po' di acetone, mettetelo sul vaso Clausonet. Se il valore di uno buono è 10, quello restaurato vale 1, 2, 3, cioè no, 10-15%. Esatto. Anzi, sapete come dovete fare? Senza acetone, perché sennò acetone vi porta via il restauro, dopo ci rimanete male. Accarezzatelo così. Se voi il Clausonet lo accarezzate così, se appena appena sentite un po' di... di diversità, a parte a meno che non vai sulla parte dove c'è il filo d'argento, che è ossidato, è più ruvido ovviamente, no? però se vai nella parte lo vedi, lo senti subito, a parte che lo vedresti anche il restauro qua, sì, a parte che lo vedi, non puoi farlo, cioè puoi farlo, ma no, sul decoro no, però senti l'ossidazione. Comunque non sento telefonate, veramente non ho parole da un punto di vista proprio di idea, no? D'idea di cosa si possa comprare con queste cifre. Però vabbè, contenti voi. Andiamo sulla Geisha in bronzo. Sì. Ci mettiamo un plexiglass? Sì, che magari dà un po' di luce anche da dietro. Che... Aspetta. Abbiamo nascosto. Teniamolo qua dietro. C'è sul sito? Sì, però direi che tanto si vede bene. Sì, qua. Sì, no, si vede bene. Poi magari la no, era per prendere magari le mie dimensioni, tutto. Sì, abbiamo tutto comunque. 33 centimetri. La descrizione iniziale? Devo fare un cambio. Ah, cambio il microfono? Ancora? Ok, vai. Quindi niente, no. Geisha in bronzo, kimono in bronzo, che raffigura una geisha danzante. La figura, le vesti, il corpo, tutto è in bronzo, mentre le mani e la testa sono in avorio. È bellissimo il movimento, adesso poi tra qualche secondo lo vedremo anche più nella sua totalità. Però quello che mi piace molto di questa scultura è il movimento, che trovo piacevole. È molto insolito e particolare, perché non abbiamo molte avuto in questi anni alternative per dimensione, per soggetto e soprattutto per posa, che è molto dinamica, è molto piacevole, perché sembra proprio che stia danzando con il kimono, con quelle maniche del kimono che sembrano svolazzare al vento, e l'espressione oltretutto poi è molto bella e piacevole. Carlo, stavo dicendo prima, se riusciamo anche ad aprire tutto nella sua interezza per vedere proprio il movimento, no? Perché lei con le braccia quasi distese, no? E si apre proprio
si apre ventaglio. Sì. Guarda il movimento delle braccia, proprio si apre a formare, no? Proprio un ventaglio. Ed è, esprime, no, dinamicità, quindi movimento, non è una scultura statica, no? Di quelle magari dove la figura femminile è un po' impalata. In questo caso esprime tutto il movimento che una scultura di questo genere deve dare ad esprimere. Il prezzo è di 6.500 euro. L'altezza è di 33 cm per un'apertura massima di 25 e 13 di profondità. Pesa 2,3 kg, quindi anche il peso, che è sempre un dato che è importante, ma fino a un certo punto, però c'è anche, diciamo, il peso giusto che una scultura di qualità deve avere. Volevo far vedere anche queste pieghe, il dettaglio del cuscino che ha una patina diversa rispetto al resto del kimono, una patina un po' più rossastra, mentre le maniche e la parte del restante del kimono è una parte più marrone e più scura. Sì, c'è questo cambio di colore che si nota. Triplo, perché infatti adesso volevo far vedere nella parte qua davanti del cuscino, la decorazione del cuscino. Non so se si legge su questo stacco, questo è un verde, ma una patina diversa rispetto al marrone scuro. Quindi abbiamo una, due, tre patine diverse, nera più scura, verde e rossastra, che combinate con l'avorio danno, no, anche quel tocco di unicità, no? di autenticità e di patina comunque che è ancora autentica, che si è conservata anche molto bene, devo dire. 6.500 il prezzo. Firmata Masatsune sotto la base, vediamo se riusciamo. Firma sotto la base. Ma direi che tanto da qua si vede. No, cosa dite? Sì, no, basta. Andiamo magari un po' più in qua. Passiamo magari al, perché siamo già a metà trasmissione e siamo. Siamo all'ottavo. Sì, siamo un po' indietro. Dobbiamo accelerare un po'. Dobbiamo mettere la quarta, la quinta. Papà con bambino? Sì, ah, questo qua. Sì, quello bellino, quello lì. Bello questo qua che gioca. Sì. Però magari teniamola anche lì tanto. Sì, lasciala qua un attimo. Facciamo vedere questi 3-4 avori. Poi magari li vediamo tutti insieme. Tanto lo spazio non manca. Prova un attimo a tirare via, vediamo se magari su. Sì, dai, tanto. Sì. Se vuoi ti metto il nero. No, beh, ma secondo me non è che da. Vabbè, sì, dai, ci sta. Va bene. Hai ragione. Questo è un bellissimo kimono perché comunque è un bel soggetto ed è un soggetto abbastanza raro, devo dire. Perché raro non il papà col bambino, perché comunque il papà con bambino ne abbiamo visti altri, ma il fatto che lui tenga in mano un aquilone è sicuramente insolito. Cioè il fatto di trovare proprio il soggetto così con questo, vedi, aquilone tenuto dal papà. Il bambino lo reclama, no? Dice, ma scusa, ma che te ne fai? Me lo dai che voglio giocare? È tutto un monoblocco, una bella qualità nell'incisione, nei dettagli, nelle calcolate, che anche questo è tutto ricavato da uno stesso blocco, quindi la qualità c'è nella mano, nel fiocco, nel soggetto, lo vedi anche, vedi, nel controfiocco dietro del lobby del papà, vedi come è curata con attenzione, le pieghe, tutte queste, la mano del bambino. Cioè, anche le incisioni stesse. Incisioni stesse, sì, no, è anche questo come cadono, vedi, morbide queste, come cade il kimono oro. Cioè, tutte piccole particolarità che, insomma, ci fanno capire che è comunque un oggetto scolpito bene. Ricavato dallo stesso blocco, naturalmente come base, vedi come appoggia sulla base. La dimensione e l'altezza ce l'hai? 17,5. 17 centimetri e mezzo, una richiesta al volo di 1.500 euro.
1500 euro è sicuramente interessante, una proposta interessante. Cioè, tenetelo in considerazione. Tiriamo fuori le scimmiette anche, così vediamo anche le scimmiette che costano anche loro una cifra adeguata al soggetto e a quello che è comunque la parte, la scultura insolita. Sono divertentissime queste scimmiette. Perché? Perché non soltanto ci sono le scimmiette che giocano, si divertono, vedete, guarda che forte. Perché comunque c'è sotto quel rospetto lì, vedi, che reclama anche lui un frutto, un qualcosa. Sembra far parte della famiglia delle scimmie, cioè vedi, ci sono, è forte, sai perché? Perché il papà o la mamma è in piedi, no? E alza con la mano quel frutto che è un caco, dovrebbe essere un caco, tenuto in alto. E il gruppetto delle scimmiette si stanno aiutando tra di loro, vedi? Uno gli fa la scaletta, ricordate la scaletta? Vieni sulla spalla, devi scavalcare, fai la scaletta, no? Con la mano, ti ricordi Carlo? Facevi la mano così, bravo così, l'altro saliva sopra, ti ricordi scavalcare le cavolate che si facevano quando eravamo pischelli? Quindi gli ha fatto la scaletta lì, poi è andata sulla spalla, e intanto appoggia un piede anche sul fior di loto. E il ranocchio lì sotto gli dice, oh, e per me non c'è niente. Forte. 900 euro, cioè fai te, non so, cioè, non so cosa dirti, voglio dire, cioè, una, due, tre, quattro, cinque scimmie, un ranocchio, i frutti e il fior di loto, ti rendi Sì, volevo conto? farlo vedere anche dietro. Ti rendi conto? 900 Sì, stanno collaborando per cercare di arrivare lì sì. a quella pesca. Sì, Guarda lì, sì, sì, sì. Pazzesco. tutte le vicine che si danno forza. Sì. Per una lavorazione del genere, cioè che poi non è piccolino, perché comunque saranno 12, 11, 11, Sì. 10. 10, 10 10 centimetri. però ha un diametro di 7,5, quindi comunque non è proprio piccolo. 900 euro. Io sono curioso di questo oggetto, cioè nel senso sono incuriosito, mi piace e sono quasi sicuro al 100% che se qualcuno degli amici a casa che ci sta guardando in questo momento che sta dicendo, beh, però è vero, effettivamente 900 euro, bello, sì. Dicono così e poi dopo ci pensano, non lo prendono, però se fosse loro già loro di proprietà nella loro vetrina, che uno dice, io vorrei vendere questo oggetto, quanto mi dà? Ma lo do, non so, 800 euro. No, no. Almeno 1000. E certo. Ma infatti questo è un oggetto che, voglio dire, noi possiamo benissimo chiedere 1200, 1300, 1400. Cioè 900 euro è Sì, proprio la proposta, per il quelli prezzo che così è. hanno voglia di comprare un oggetto che non esiste, 900 euro. Poi l'ultimo avorio, che è un cacciatore col bambino. Ah no, c'è anche un portapennelli. E tiriamoli fuori tutti gli avorio, va. Questo è un altro oggetto particolarmente interessante. E comunque c'è questo cacciatore che ha questo gallo sulla testa, questo gallo e poi il bambino sotto che però non ha, ha in mano anche lui una specie di rete, cos'è che è una. È un finto, vedi, non è un fucile, è un giocattolo, c'è cioè in mano un giocattolino. Però è una struttura, anche questa, in monoblocco, tutta scolpita dallo stesso blocco ed è alta, più o meno. Questo 20, Questo è quasi 30 centimetri, 29 centimetri, 29 centimetri. questo è un bel monoblocco alto 29 centimetri, non è piccolo, e pensate che questo costa solo 2.400 euro. Anche qui, non c'è alternativa ad uno kimono scolpito così con due personaggi a 2.400 euro, perché comunque
non è un prezzo diciamo a cui siete abituati, cioè questo, il prezzo di un oggetto così a meno di 30 centimetri è di 3.000, 3.500, 3.800, non di 2.400, non di 2.400. Vi sto facendo vedere tre oggetti inediti, arrivati da poco, comprati sicuramente bene. Toglietevi dall'idea il prezzo per i futuri che arriveranno, toglietevi dall'idea il prezzo di poter comprare un gruppo di scimmie come quello a 900 euro, ma proprio toglietevelo, cioè non cercate neanche di poterlo pensare. E così come potete togliervi dall'idea di comprare un cacciatore con un bambino così a 2004, alto quasi 30 centimetri, siamo a 28,5, 29, non cambia. Sta di fatto che è un monoblocco scolpito da un solo pezzo importante. E poi il piccolino, insomma, quella via di mezzo, il bambino con l'aquilone, che costa invece 1.500 euro. Vogliamo finire col portapennelli, così togliamo tutti gli avori dall'ambaradana, abbiamo fatti tutti e chi si è visto. Mettiamo qua? Sì, mettiamolo qua. Mettilo qua sopra. Però. Questo è un bellissimo oggetto. Molto particolare. Tiro via le scimmiette, tanto 900 euro, uno se le ricorda. Cioè, le scimmiette 900 euro, voglio rivederle, voglio portarle, portamele, dai, 900 euro, cosa vuoi fare? Perché poi arriva anche così, vi devo dire che molte delle ultime trasmissioni che stiamo facendo ormai sul nuovo canale, devo dire intanto grazie a tanti che ci hanno fatto i complimenti e molti che hanno detto, vabbè, io vi seguivo la domenica, vi seguo anche lunedì sera, perché comunque, e se proprio non posso seguirvi lunedì, me la riguardo sul vostro sito, e se poi proprio non me la posso riguardare sul sito, vado a vedermela su YouTube, insomma. In qualche modo, se uno vuole seguire una cosa a cui è interessato, possiamo andare anche a luna di notte in televisione, non cambia. Possiamo andare la mattina alle 8, non cambia. Uno la trova, diciamo, il tempo per poterci trovare, guardare. Ovvio che per chi non è interessato, non ha mai comprato niente, o ci ha solo seguito così perché la domenica mattina posso andare a fare il weekend al mare, era a casa, va bene. Sì, poi tanto con YouTube poi alla fine. Ma infatti la possibilità di vedere 24 ore su 24, ovunque, esatto. Sei, quando vuoi. Esatto, anche, dottore, anche se vai in vacanza, per dire, al mare, in Messico, dalla spiaggia, puoi vedere la trasmissione. Questo è un bellissimo oggetto, un portapennelli tutto a basso rilievo, e i basso rilievi in Giappone sono molto rari, non è facile trovarli, quindi la possibilità di poter trovare una placca, un portapennelli, delle scatole, no? È sempre insomma abbastanza complicato, non è poi così semplice. Bene, il portapennelli invece, che può diventare, oggi non è che dovete metterci i pennelli dentro, se no può diventare un bellissimo portapenne da scrivania, come ce l'ho io, come ce l'ha Carlo, come ce l'ha Andrea, ce l'hanno tutti un portapennelli in avorio sulla scrivania, no? Ma anche un vaso portafiori, volendo. Può essere anche un piccolo portafiori da mettere al centro, certo, all'interno in metallo, quindi ci sta, anche un piccolo vasetto portafiori da mettere sulla tavola, anche. Alternativa anche quella. Anche sì. Perché, adesso scusami se... Prego. Volevo far vedere la parte interna, che non la troviamo mai, no? No, infatti, così questa non c'è. Questa parte interna in metallo, con addirittura un bellissimo mon di Paolonia, no? Questo qua. Sì. Non si trova, raramente si trova, quindi abbiamo in questo caso un oggetto, un vaso, portapennelli, portafiori, quello che vogliamo, che oltre ad essere in avorio ha una bellissima parte interna che può essere, diciamo, che dà un valore aggiunto sicuramente all'oggetto, e può essere usato anche quindi per altre dammi finalità. Le dimension, per favore. Poi sotto la base, legno, base in legno, bronzo e avorio. Vediamo le dimensioni. No. Ah, davanti poi c'è quell'elefante bellissimo. Infatti, a parte che è una qualità che è sì, eccezionale. Infatti. Cioè, Carlo, non so se siamo entrati bene nel... Cioè, c'è un'incisione pazzesca. Hai ragione, sì. Siamo andati dentro. C'è un'incisione, una qualità che però è fuori guardiamo dalla bene, norma. Cioè, no, stiamoci anche un minuto in più su un oggetto del genere. Ho capito. No, voglio dire. No, cioè, sì. Guarda che lavorazione. Sì, ma confermarlo non vuol dire comprarlo. Uno dice lo confermo, lo vedo a casa. Quanto poi dico, costa? 1.850. 1.850 euro, voglio dire. Non mi sembra una cifra, no, per un oggetto del genere importante, di questa qualità poi. Perché ora la lavorazione è questo pino, no? Matsu. Matsu, pino giapponese.
Che mazzo. 9,5 di altezza per un diametro massimo di 12,5. Quindi, cioè, una bella misura, un bel diametro. Cioè, quando siamo di fronte a un diametro della base di un kimono di 12,5, tanta roba. Cioè, quindi una bella misura, un bel soggetto. No, ma poi è proprio il basso rilievo di quell'elefante, di quei personaggi, che è pazzesco come qualità. È perché qua, guarda che bello. Sì, anche qua, anche qua dietro la pianta. Però. No, no, è super. Non c'è niente da dire. Nulla da dovrebbe dire. Costare di più un oggetto del genere. Sì. Sì. Perché con 1850 euro compri. Non lo compri questa qualità. Cioè, non sono le parole solite del venditore. Cioè, sono parole veramente. Cioè, io non sarò mai un venditore. Però 1850 euro per una qualità del genere, secondo me, non la trovi mai. Non può essere. Ma non può essere anche la scimmia 900, quello del 2004, Andri, questo qua 1500. Certo, no, assolutamente. Andiamo, rivediamole tutte quante, una carrellation generale finale di questi lavori, poi li togliamo e passiamo a un Kinkozan appena arrivato, fresco di giornata. Che l'altro l'abbiamo venduto. Il vaso? Sì, perché come arriva un Kinkozan, non c'è più. Arriva uno, non c'è più. Rimaniamo sempre senza. Non facciamo tempo a comprarli, che mi... Il disco volante è stato venduto subito. Sì. Scegli uno. Ah, hai già scelto, bravo. Sì, quello. Scegli le scimmiette. Rimetti quello, intanto tu sposta questo, grazie. Questo mettilo là. Questo portalo via. Quello mettilo lì. Oh, che bello questo vaso. Questo è bello a prescindere, cioè nel senso che ha una forma che guarda che roba. Pum. Questo è un vaso per un fiore solo, vedi? Questo è un vaso che uno dice, io mi compro un vaso, e poi magari ogni tanto, una volta all'anno, ci metto dentro una bella rosa, no? Ci metto dentro un fiore e faccio una cena a due, perché no, con questo vaso qua e una bella rosa che viene fuori da lì. Cosa dici? Si può fare? È fattibile? Sì, perché no? Certo, una volta all'anno, non è che tutti i giorni che mangi ci devi mettere dentro un vaso. Una volta all'anno, uno sfizio, no? Però questo lo si compra perché è un oggetto stupendo da un punto di vista proprio dei colori, guarda che roba. Oh, Kinkozan, tu dimmi quello che vuoi, però alla fine non ci smenti. Cioè, alla fine è sempre buono, eh? Cioè, buono nel senso, è sempre bello, guarda che roba. Guarda quei colori in smalto, cioè tutti questi colori che tu stai vedendo adesso, guarda quella parte rosa, azzurro, il verde Kinkozan ormai è quello, vero? Se hai a casa altri Kinkozan, quel verde lì lo troverai su tutti gli altri vasi che hai a casa, eh? Quel colore lì, quel verde lì. Poi guarda cosa sono quei crisantemi dorati, quell'oro appena accennato, guarda quella lì, come si chiama questo qua? Ah no, è un crisantemo anche lui. Sì, sono tutti crisantemi. Perché sono le varie qualità di crisantemi giapponesi, vedi? Anche quello pazzo, il crisantemo pazzo è quello lì. Vedi quello in alto? No, quello in alto, Carlo, vai. Questo qua. Vai su. Quello, eccolo lì, guarda che roba. Guarda, questo è il crisantemo questo. Più bello, più divertente. Sì. Poi, Carlo, fai una cosa. Arriva fino in alto all'oro, perché quello è, questo è il mar- e poi questa è la firma King, guarda che roba. Eccolo lì. E non ci poteva non essere quel bordino dorato con quelle puntinature lì, eh? E uno dice, va bene Luca, quanto è alto sto Kinkozan? Quanto è alto? Sarà 28? 28 centimetri. Kinkozan intonso, forma che forse non abbiamo mai avuto, eh? No, una forma così, devo dire, col collo snello, slanciato, col corpo... No,
A 20, di 28 così. Centimetri nemmeno. No. Questo è bello. Cioè, questo è un oggetto che potete comprare tutti. Cioè, tutti. Cioè, nel senso, non costa 6.000 euro, voglio dire, no? No. Dovrebbe. Quanto hai detto che costa? 2.000? Non lo so, veramente. 3.000? No. Aspetta, no, è qua. Io, 2009. Ma è, cioè, puoi pagare 2009 un vaso così? No. Questo è un oggetto da comprare. Ma da telefonare adesso, non domani. Forse ci sarà, non ci sarà. È appena arrivato, eh? È la prima volta che facciamo vedere, eh? È un caso. Potersi avvicinare a un vaso come questo, di questa qualità, con tutti questi fiori in questo modo, che poi sono quelli più ricercati, più venduti, a 2.900 euro, una forma così bella, che se quando tu lo compri, questo te lo metti in casa nella tua collezione, nella tua vetrina, fa parte di quegli oggetti che tu tutti i giorni, quando ti svegli, passi accanto e li guardi, no? Io a casa mia, io ho degli oggetti che... Penso che tutti i giorni gli dono. Tu, Ande, tu gli oggetti che hai a casa, quelli belli, li guardi tutti i giorni? Sì, sempre. Non saremo gli unici stupidi nel mondo, no? Ma guarda, penso che già altri clienti l'hanno detto, no? Tutti i giorni. No, sì, sì, che quando comunque ci passi davanti all'oggetto bello, no? Si fa notare l'oggetto bello. Hai voglia di vederlo. Se fosse brutto, probabilmente sì. non hai voglia magari di vederlo. Lo metti anche in un angolo un po'... Sì, esatto. Nascosto dalla casa, no? Però oggetto bello. Oppure quello che ti fa ricordare l'antiquario, sì, esatto. Che non ti è piaciuto. Esatto. No? Quelli li metti un po' da parte. Li vendi. Anche sì. Li vendi. Perché dopo sì, un po'... però prima di venderli li metti da parte. Sì, poi li dopo, sposti un po' lì, dietro, che non li vedi da un che po'. Non li vedi. E dicevo, poi vai in cantina. Ricordi di averlo e lo no, vedi. Non vai in cantina perché poi costano troppo da mettere in cantina. Allora li vendi, dice, meno prendi poi. Esatto. In cantina no. Comunque questo, 2009... Fidati di me e di Andrea, è da comprare. Perché un vaso così, con questi crisantemi, con questi colori, con questa forma, intonso, illibato, in mint, se fossimo in America direbbero in mint condition. Anche a Londra direbbero così. No, no, certo. Poi il crisantemo è il simbolo, no? Per chi ci segue su YouTube, in mint condition. Mint condition. 2.900 euro. Stavo dicendo, no, il crisantemo, che è conosciuto come Kiku, è molto importante, no? Un fiore molto importante nella cultura giapponese ed è associato alla figura dell'imperatore. Stavo parlando con una cliente in una mostra, no? Le ho detto che abbiamo un bel paravento, no? Che raffigura dei crisantemi, sì. E mi fa, no, crisantemi no. Certo. Allora l'ho spiegato, no? Ho detto, comunque no, nella nostra cultura sì. Il crisantemo no, ha una, diciamo, un significato un po'... poco, diciamo, positivo. Però nella cultura giapponese non è così. L'ho fatto vedere il paravento, ho detto, oh, che bello, cavolo, che bello che è, no? Poi quando ha capito, no, che il crisantemo è associato comunque in Giappone, perché poi uno deve associare le cose in base poi al contesto, no? Cioè per noi può avere un significato, ma per i giapponesi un altro significato totalmente diverso rispetto al nostro. Quindi quando ti trovi di fronte a un significato come questo, positivo, di comunque simbolo di bellezza, longevità e nobiltà associato all'imperatore e ti trovi di fronte a un vaso del genere, cavolo, ti piace, cambi, no? Stupendo sto vaso. Concezione, dici, cavolo, il crisantemo effettivamente è un bellissimo fiore. Poi in un vaso del genere, di una forma del genere a 2.900 euro. Sembrano messi a casaccio, no? Perché adesso io lo sto guardando, ma se tu ti concentri sul vaso e sull'oggetto... non sono messe a casaccio proprio per un bel niente. Hanno un loro senso. Hanno una loro spiegazione. Stupendo. Beh, poi loro erano dei maestri a fare questi... Sì. I design, diciamo, no? Giapponesi nel sapere mettere il fiore giusto nel punto giusto, l'oggetto giusto nel modo esposto, nel modo, diciamo, corretto. Basta andare in Giappone per capire, no? Che loro, hanno quasi un talento, no? Anche... sì. Intrinseco nella loro, proprio nel loro DNA, sì. Che si vede nell'arte, si vede nella poesia, nella letteratura, in tante cose. Però poi quando lo vedi nell'arte in un vaso del genere, sì. Tanta roba.
Facciamo abbiamo visti, no? Volevo far vedere i dettagli dei fiori in oro. Questa doratura. Si vede? Magari col riflesso lo andiamo a prendere. Ecco. Perché è tutto smalto rilievo, cioè i fiori sono di smalto rilievo. Aspetta che voglio cercare di prendere, magari qua. E andare più giù. Ecco, magari qua si vede. Comunque, tutta la parte interna del fiore, quella è tutta, sono tutte puntinature in oro, doratura. Sì, 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 tutte le parti, eccolo lì. Oro vero, cioè non è oro comunque 24 color grati. Oro. Eccolo là, guarda. È doratura vera, che poi è la stessa che viene utilizzata. Sì, non è porporina, eh. Non è, esatto. Che è la stessa poi che viene utilizzata nella parte bordure, superiore, nella questa parte superiore. Qua, questa parte d'oro qui in alto. Questo è tutto oro zecchino 24 carati. Guarda questo fiore che bello. Poi sono tutti a rilievo. Sì, sì, no, ma più lo lasci qua, più finiamo la trasmissione quando. Va bene, dai, togliamolo, dai. 2009. No, comunque. Lascialo qua, però prendiamo altri Satsuma, andiamo avanti, perché c'è l'altro Gosu. Cioè, lasciamolo qua, però non ci facciamo incantare, perché manca mezz'ora. Se stiamo, è un vaso che ti incanta. L'unico modo per tirarlo via è prenotarlo. Ah, sì, certo. Prenotatelo così lo togliamo, dai. Bello questo anche lui. Ecco il Gosu. Questo, la trasmissione è questa qua, intitolata Gosus versus Kyoto Satsuma. Verso Kyoto. Questo è un altro vaso che ha una forma molto particolare, difficile da interpretare perché è un coro di dimensioni straordinarie, eccezionali. Ne abbiamo avuti due o tre noi di questi qua, fatti così, con questa forma così. 28 centimetri. 28 centimetri, però è arcaico, vedi, è più serio, no? È un vaso più, cioè, da esposizione, da molto più decorativo, molto più di impatto. Quell'altro è più elegante, no? È più sottile, è più pacato, no? Questo è boom, questo è proprio un'esplosione di oro, un'esplosione di smalti. Ma il Gosu è così, non ci possiamo fare niente. Il Gosu è così, il Gosu è antecedente al Kyoto Satsuma. Quindi è la produzione di Satsuma ancora per un pubblico e per un mercato interno giapponese. C'è di buono che anche il Gosu non ha decori con figure, ma ha soltanto decori floreali anche lui. Anche questo è un'esplosione di crisantemi. Sì, cambia la tecnica totalmente. Cambia completamente la tecnica. Cambia anche la pasta, che è sempre più... La pasta è più vedi che è più... Craccata. Si può dire. No, non si può dire, ma si capisce il significato. Ha quella craquelure dentro che si vede di più, no? Nella ceramica, rispetto al Kyoto Satsuma. Poi l'hanno ammorbidito anche quello. C'è uno spessore di smalto, di oro, di blu, che è soltanto che veniva fatto con solo quei tre colori lì. Con quel blu, con quel verde, con quel rosso. E l'oro molto presente. Basta. Questi sono i colori del Gosu, non ce ne sono altri. Invece c'erano... tutti i colori, qui si va dal pastello all'azzurro, al rosa, al giallo, hanno messo altri colori dopo. Qua invece sono quei quattro lì. E poi le forme molto spesso sempre su fondo ceramica. Sì. Quello è un caso, anche quello lì comunque, cioè che abbiamo un Kinkosan Kyoto su fondo, diciamo, sì. Senza ceramica, blu cobalto. Senza, esatto, blu o comunque senza un fondo. Che non tutti piace il blu cobalto, no? Sì, vero. Cioè è un po' più forte, questa è una delizia, questo è una chicca. Cioè chi compra questo vaso... Non dico che ci dirà grazie tutti i giorni, ma quando ci incontra ci dirà grazie. Come quel cliente che ogni tanto quando lo incontriamo che ci dice: oh, ma quel vaso King cos'è che hai comprato? Ma è proprio bello, Ti ricordi? Che abbiamo fatto, è come questo, no? Abbiamo fatto vedere una volta, due volte, tre volte, quattro, come quel vasetto che è stato confermato adesso qui. Una volta, poi dopo si arriva, uno dice. Poi quando l'hai comprato, ce l'hai a casa. E dici, ma porca miseria. Sì, ti rendi conto magari... Ma per cosa ho aspettato cosa? Non è che ti rendi conto. No, ti rendi conto che hai rischiato di perdere un oggetto che era così evidente doverlo comprare. Ma perché? Lo sai tu. Perché magari lì per lì ci può stare, nel senso che io magari posso pensare a volte in altre cose, no? Di rifletterci un po' di più su un acquisto, sì, e poi quando dopo lo perfezioni, no? Passa quel tempo, no, 1, 2, 3 mesi, dici cavolo, perché ci ho pensato così tanto, devo prenderlo subito.
Può essere, ci sta. Questo è quello, Questo è quello, quello lì, fa parte di quelli. L'altro oggetto Satsuma, cosa abbiamo? Il Vado Satsuma con bambini. Ah, quello grosso. Quello grande, però quello lì adesso no, togliamo questi perché sennò quello va a rovinare la troppo grosso. Ma togliamo anche la base. No, magari. Togliamo tutto, cioè nel senso io gli lascio quanto manca alla fine. Mezz'ora. Cosa vuoi? Ah, lo vuoi tenere? Si è vista la mano, visto? Beh, ma quello teniamolo lì. E adesso? Vai a riguardare la trasmissione così guardi la mano dopo. Oh. Ma ci sta sulla base, teniamolo sulla base. Per chi vuole un bel vaso di grossa qualità, con un decoro da questa parte, con questi caraco, questi bambini che giocano, poi in mezzo due riserve con disegni, due riserve fatte quasi a una specie di, sembrano quasi dei paraventi, no? Esterni. Da quest'altra parte due samurai che suonano i loro strumenti musicali. Stupendo. Dimensione esagerata. Dimensione extra large. Aspetta che prendo il centimetro. Dimensione extra large di 44. 44 centimetri. 44. €1,200. Per chi ci segue su YouTube, €1,200 per chi ci segue sul 133, €1,400 per chi ci segue dal sito. No, scherzo, €1,200. Ti immagini, facciamo i prezzi diversi perché, Non so, per chi ci segue su YouTube, €1,000 per dire. Oh, io uno chiama, oh, io sto seguendo su YouTube. Invece no, fai saperlo. Stupidata questa. Abbastanza, sì. Proprio una stupidata. 1200. 1200? Per tutti. Ecco, questo per, non, tutti. Per tutti. Questo non è firmato, Lo date, 44. Questo non è firmato. Quello che vi dicevo prima. Questo è un oggetto che non è firmato. Ma è evidente che è un Satsuma Meiji. Lo vedi da tutte le parti. È evidente che è un oggetto di dimensioni importante. Se è una bella colonna, se è un bel mobile. C'è chi cerca magari un vaso di questa dimensione, 44 centimetri. Ma €1,200 compri un vasetto di Satsuma in miniatura, non compri un vaso intonso, non è rotto, non è restaurato, non è filato, non ha fatto niente. Che è successo? No, volevo far vedere anche le vesti della figura, diciamo, del samurai. I piedi, esatto, del samurai. Sta suonando, hai visto? Stanno suonando i strumenti musicali. Sì. È una specie di flauto quello, Poi c'è un oro veramente potente, guarda il riflesso dell'oro, vedi che non l'avevi visto ancora? Guarda, vedi? Guarda che roba. Sì, anche sulle vesti di samurai, guarda. Sì, tutto il riflesso dell'oro, vedi? Guarda. Tutto oro zecchino questo, non è oro del Giappone. Tutto oro zecchino, Anche di qua i bambini, guarda. Ma che roba. 1200, 44 centimetri. Yes. Torniamo su degli oggetti. Ah, anche questo, anche qua c'è un oro sulle lacche, pazzesco. Da qualche parte ci dovrebbe essere quella in ferro. Da qualche parte. Se lo trovi velocemente, se no facciamo vedere così. Dovrebbe essere lì su quei ripiani neri. L'hai trovato? Yes. Perfetto, dammelo. Così lo vediamo. Ah, questo, vabbè, uguale, sì. Sì, va bene questo, sì.
Sara, buonasera. Hai visto come risponde al telefono Sara? Buonasera, ok. Tutta gentile. Ma chi gli ha detto di essere così gentile? Gli ha detto te, Andri? Devi essere gentile? No, no, ha detto niente. È così di natura? Sì, sì. Ah. Vabbè, io qua, questo qua volevo farlo stare. Dai, così. Sara, dove hai imparato ad essere così gentile? Quando io ti chiamo, pronto. No, scherzo. Comunque confermato. Ah, grazie. Perfetto, bene. Sono contento. Bella, bella scelta. Sì, però... sì, dai. E così lo giriamo. Sì, sì, no, così li mettiamo anche il nero dietro. Ah, sì, bravo, sì. Ma... aspetta, cosa volevo dire? Ma Sara, no, ho sentito la risposta, come hai risposto al telefono, no? Devo dire che sei brava, cioè hai una bella voce, anche gentile, gentile, l'impressione è subito quella, va bene. Sì, sei, sei così, quando vuoi. È dentro di te. Ah. Vabbè, questo è un bellissimo Inro. Ma quando dico bellissimo da un punto di vista proprio della qualità, della doratura e del colore, sembra un lingottino d'oro. A proposito, l'oro sta schizzando alle stelle, dobbiamo aumentarli questi qua, c'è dentro dell'oro. È arrivato oggi a 71 e 50. Guarda. 49 qualcosa usato. Usato. No, mi sembra che era 67 qualcosa. No, no, ma l'oro, se compri l'oro da comprare al lingotti 2, 71 oggi alla borsa. 71 al grammo, cioè era praticamente 60 euro qualche mese fa. Ecco, qui quindi, adesso no, non c'entra niente l'oro con questo, però comunque qua abbiamo una lacca oro e una qualità veramente superiore. Cioè, non so se, abbiamo sul sito questo. Sì, lo, infatti ecco, lo vorrei far vedere questo dal voglio sito farlo vedere anche dal sito, perché, diciamo che si percepisce perché la doratura, meglio. Sì. Perché da qua non si percepisce quanto sia veramente un oggetto che ti toglie il fiato. Questo ti toglie proprio. Questo quando lo vedrai vicino dici, ma no dai, ma come si fa a fare un oggetto in lacca così? Ma no dai, ma non è possibile. No, no, è possibile. Guarda che cos'è Stinro. Per chi ama le lacche belle, per chi ama le lacche belle, e noi di clienti che amano le lacche belle ne abbiamo, perché ne abbiamo vendute di lacche belle. Quindi non è che uno dice... Guarda quello spessore, quella tridimensionalità che, di lacca che c'è, che parte nella parte superiore. E poi è un Inro comunque che ha 1, 2, 3, 4, 5 scomparti. Giusto? Dico bene? Sì, 5 scomparti. 5 scomparti con una scena bellissima con Daikoku. Ma poi un'altra cosa molto che ci tengo a dire è che il suo cordoncino e il suo ojime originale, così come il suo Nesuke in legno laccato anche lui. Anche il Nesuke in legno laccato. Legno laccato. Ma quello che poi vorrei continuare a dire è che stiamo parlando di Edo. Uno dice Edo. Chi è Edo? Edoardo, un tuo amico? No, Edo è il periodo Edo. Il periodo Edo termina nel 1868. Parte 300 anni prima. Quindi sono i 300 anni dove il Giappone è stato praticamente chiuso, perché sono arrivati i portoghesi, gli olandesi e gli inglesi, che hanno così tanto rotto le scatole, no? Nel 1600, che a un certo punto i giapponesi hanno detto, andate, tornate al vostro paese, qui ci avete rotto le scatole, non dobbiamo stare tranquilli, mica possiamo stare qua, non è che possiamo qua fare, già facciamo la guerra tra di noi qua, se poi venite pure voi a metterci il becco qua tra cristiani, mica cristiani, Quindi l'hanno ricacciati. Per 300 anni il Giappone ha detto non entrate più, non vi vogliamo vedere, non vogliamo avere rapporti con nessuno, lasciateci in pace, non ci rompete le scatole. E questa storia qua cosa ha fatto? Ha dato la possibilità ai giapponesi di fare le loro cose per i fatti loro senza un'influenza occidentale.
la non influenza occidentale non ha rovinato, per, come dire, non ha intaccato, non ha mischiato gli stili, le cose, le tecniche con l'Occidente. Quindi questi per 300 anni hanno fatto esattamente quello che era nel loro DNA, nel loro spirito, con le loro tecniche, le loro cose. Questo è un inroe, un porta medicinale, un porta sigilli che loro tenevano attaccato al lobby, alla fascia, perché non avevano le tasche. Ed è uno degli oggetti più importanti da un punto di vista storico, culturale, artistico, che c'è nel mercato dell'arte giapponese. Ci sono inroe che sono stati venduti anche a cifre molto importanti. Ma pensate che questo inroe costa 3.800 euro. Ma li vale dall'A alla Z, dal cordoncino alla struttura, all'ogime e alla parte e al nesché in lacca. È un pezzo da museo. Se voi andate nei musei, trovate questi oggetti. Ma non di altre epoche, più antichi, più contemporanei, di questa epoca precisa. Se voi andate nei musei nel mondo, in tutti nei musei che hanno le lacche giapponesi, voi trovate questo. Non è un altro periodo, non è un altro Nesché, un altro Inro, un altro Jime. È questo. Sono questi, di quegli anni precisi, degli stessi makers, degli stessi decoratori. Quanto deve costare un oggetto che puoi ammirare nei musei? 3.008? Lo puoi comprare? È quello. Ed è intonso, ed è stupendo. Ed ha una doratura e un oro che pochi ne abbiamo avuti così, con questa doratura. No, con questa doratura così direi di no. Sembra veramente un lingottino. Sì, sì, sembra d'oro, sembra veramente un lingotto d'oro. Volevo far vedere anche l'immagine di quando hai detto che erano oggetti, no, che venivano indossati, proprio come venivano indossati, no? Perché venivano proprio agganciati. La parte della scultura che vedete in alto è il Netsuke, che conosciamo benissimo. Cintura del lobby, quindi quella fascia lì è la fascia del lobby. E l'ogime serviva, è quella sfera in questo caso in corallo, che serviva, no, a fare da chiusura per stringere il cordoncino, e sotto l'ogime troviamo ovviamente l'inro. Veniva indossato proprio come in questo modo, quindi completo, in questo caso siamo di fronte a un oggetto completo di tutti e tre, diciamo, le parti che compongono il sakemono, ed è un oggetto, se stacchiamo anche ritorniamo sul live, Sara, così grazie. Esatto, così lo rivediamo, che raffigura Daikoku, che è uno dei sette saggi della buona fortuna, con alcuni bambini in gioco in un villaggio. La scena è, questo è il fronte, ma il retro è il proseguimento della scena. Adesso è difficile da mostrarlo in questo modo, ci vorrebbero un'immagine, le due immagini sovrapposte una accanto all'altro, però questo è esattamente il proseguimento. Se prendiamo come riferimento il sacco di Daikoku, prosegue poi da questa parte, e quindi immaginatevelo, diciamo, su un unico piano, tutto un proseguimento della stessa scena. Però poi, come dicevi prima, la qualità, la doratura, lo spessore, lo stato di conservazione e anche la parte interna tutta in ashigi. Questo è un Inro che, se vai a Parigi e nelle grosse, firmato comunque anche, sì, ma se vai a comprarlo in giro per il mondo, a Parigi, New York, Londra, dai grandi antiquari che trattano l'arte giapponese, e soprattutto le lacche e i neske. Non so se tu puoi comprarlo a 3.008. Sì. Non so se te lo danno a 3.008, sai? Perché questo a meno di 4.500, 5.500 non te lo fanno neanche vedere con lanternino. Firmato Kajikawa. Un euro così a 3.008 non lo compri, Andri? No. Sì, costerebbe di più. Molto probabilmente costerebbe di più. Di questa qualità fatto così bene. Sì, poi esatto, come dicevi, è in un ottimo stato di conservazione. E quello è importante. Quello è fondamentale. Non perché avere... era un oggetto d'uso. Si rovinavano, cioè si portavano così, picchia di qua, picchia di là, li rovinavano già anche loro. Poi no, quindi... è vero che c'è anche da dire che un oggetto di questa importanza e bellezza poi non è che veniva usato magari quotidianamente nel quotidiano, certo, ma solo indossato, certo, in certe occasioni. Però comunque ha, quanti anni ha? 250-300 anni, un oggetto del genere, 250-300 anni, quindi è arrivato a noi per fortuna, in un ottimo stato di conservazione, ed è sicuramente un oggetto che va tenuto in considerazione per tutti i fattori che abbiamo. Anche abbiamo questo io penso che l'abbiamo comprato bene, secondo me, e magari per molti, per chi non conosce i prezzi dell'Inro, 3.008 può sembrare caro, ce lo dico, come tante altre cose.
Perché quando non si conosce il valore di un oggetto, no? Quando non si sa quanto si trova e quanto possa valere questo oggetto nel mercato, uno dice, cavolo, è 3.008. Porca miseria. No? È ovvio. Ma quando tu conosci i prezzi, quando tu sai e riconosci i prezzi e sai il valore di questi oggetti che non li compri mai, non l'hai mai comprato un Hero così bello perché quelli Hero che magari hai sono mezzi rovinati, non sono in nascigi e non sono in lacca oro come questo, non sono fatti così, ma sono fatti di un'altra qualità. Ogni cosa in lacca nera, l'hai pagati 400-500 euro, certo, certo. Anch'io ho venduto ieri un Hero a 700 euro. L'altro giorno abbiamo venduto un altro a 400-500. Io non ve li faccio vedere, quelli li vendiamo comunque a mercanti, li vendiamo in altro modo. Diciamo che... Ma non vi faccio vedere questa qualità qua, questo qua 3.008, tanto la fine va in casa di chi sa, guarda come si chiude, guarda. Quando lo chiudi va. Sì, perfetto, poi fai fatica a distinguere i scomparsi. Sì, sì, esatto, fai fatica, tu adesso io l'ho chiuso, tu vedi che non vedi più neanche dove... Cioè è così straordinariamente perfetto, che poi vi rendete conto che questo è, cioè chi l'ha fatto, ma come fai a fare un oggetto così, che chiude così dopo 200 anni ancora, dentro è legno laccato, cioè ogni scomparto è fatto in questo modo. No, però prima quando dicevi no che abbiamo venduto ieri un Hero a 700-800 euro, quello che era, non ricordo sì, esattamente. Sì, era un Hero. No, esatto, ma... però voglio dire, l'importante è sapere quello che si compra, nel senso che, per carità, noi ad avere solo un Hero di questo livello. Chissà cosa c'è scritto. Cos'è? Era dentro lì. Lasciamolo dentro. No, dicevo, no, ad averne dire un Hero di questo livello. Certo. Magari, se avessimo solo questo livello magari, e si trovasse nel mercato solo questo livello. Sì. Poi no, anche noi comunque abbiamo anche oggetti un po' più, diciamo, commerciali, più di prezzi inferiori, ecco. Non per forza devono essere tutti gli oggetti di questo livello. Però l'importante è sapere quello che si compra, comprare le cose per quello che realmente sono. Se un oggetto come questo è un oggetto importante, chi lo comprerà sarà consapevole che starà comprando un oggetto autentico del periodo Edo, in un ottimo stato di conservazione. Questo l'ho visto vicino però. Eccezionale. Questo e lo sto pagando 3.800 euro. Viceversa, chi ha comprato un Hero da 700 euro, 800, 1.000 euro, sì, è quello, è consapevole che sia quello, non può avere questo. Certo. E non può ovviamente pensare di comprare un Hero che costa 5 volte tanto. No, certo. Sta tutto nelle proprie, no? Nel sapere quello che si vuole comprare, si sceglie. Chi comprerà questo oggetto comprerà assolutamente un oggetto eccezionale, in un ottimo stato di conservazione, a un prezzo assolutamente corretto, 3.800 euro. Super corretto, perché se la richiesta fosse stata 4.5, 4.8, sì, esatto, è un oggetto che potrebbe era comunque, stavamo parlando, in questo momento parlavamo uguale. Certo. Allora, volevo dire un'altra cosa, c'è la scatola Gallo, che è quella da confermare al volo. Poi abbiamo due o tre schede da far vedere dal sito senza... E poi c'è il paravento dietro, che magari diciamo il prezzo e dimensioni, e poi vi salutiamo. Questa andiamo tutti a mangiare. A parte che va così. Sei sicuro? Mi sa che devi mettere gli occhiali. Dov'è? Ah no, scusa. Ma scusa. Infatti no, ho detto, sono stordito. No, giusto. No, perché ho i flash anch'io in faccia, no? Quindi vedo là che faccio fatica poi a il monitor a... Spara? Okay. No, spara. Perfetto. Abbiamo anche azzeccato il... Super gallo. Abbiamo iniziato col gallo e finiamo con un galletto. Sì. Galletto hamburghese. Galletto e giapponese. Gallina, una gallina. Una gallina. Sì, gallo e gallina. Tu due sono? Gallo e gallina. Bambù? Cos'è bambù quello? Gallo, gallina, no, quello non penso che sia bambù. Quello è una pianta tipo... Banano. Sì, una roba del genere. Può essere un banano, una roba del genere. È un'immagine un po', diciamo, così, tropicale. Però è una scatola dove c'è la parte centrale in argento e smalto.
la placca tutta incisa a rilievo con questa riserva rettangolare, ed è un bellissimo soggetto perché il gallo e la gallina, insomma, non è male. E tutto il resto della scatola è in bambù intrecciato, no? Guarda che roba, tutto in bambù intrecciato, intonsa, bella, laccata dentro, con una placca qua che probabilmente, c'è una placca dorata, però è tutto a posto, intonsa, bella, in ordine, sana, non ha nessun problema. Costa 450 euro. Ecco, anche qua voglio dire, scatola da, non voglio dire niente, ma con 450 euro mi dai le dimension, Florent? Sì. Non hai alternativa, perché siamo comunque nel periodo Meiji, tardo Meiji, 1900, 1910 se vogliamo, non lo so, non ti so dare un giorno esatto, ma tardo Meiji comunque, no? Siamo dentro il 1912, 450 euro. Se vai a comprarla, a trovarla in giro a veramente cifre più basse, io non so, non voglio dire niente, ma non c'è una possibilità, capito? È un prezzo che, così, di fine trasmissione, oggi ci siamo divertiti, avete confermato, ci siamo divertiti, abbiamo trovato anche il modo giusto per divertirci, fare trasmissione. È diciamo... Va bene, grazie per il feedback. No, certo, è una possibilità di poter comunque seguire una trasmissione dove magari dove non ce ne sono altre, sia per quello che è la possibilità di vedere questi oggetti così particolari, sia il fatto comunque di parlare in due in questo modo così per confrontarci anche tra di noi, magari vi può aiutare anche voi per capire meglio le cose. No, certo, anche per noi poi no, magari in due no, ci si supporta negli spunti, si trovano no, considerazioni più da fare. Ah sì, poi ci sta, ci divertiamo, è importante quello. Vediamo in esche. Fukura Suzume, quaglia, funghi bosso. E poi il paravento in chiusura al volo, diciamo dimensioni, prezzo se vi interessa. È molto particolare questa dimensione. È l'unico che abbiamo avuto in questi... Su una trentina di paraventi, pensate, che non ce n'è più nemmeno uno. Questo era l'unico di questa dimensione. Stranamente ancora di... forse la dimensione magari è una dimensione un po' particolare, però... non è male. Aspetta, con questi due 3,60 cos'è? 3,60 quasi 3,70 per 120 i due carretti con su anche qui vari vari fiori, no? 119 tutto oro nella base, nello sfondo. Però questo no è sul sito, no. Beh, questo magari potete chiedercelo, se volete magari vi inviamo qualche foto, qualche dimensione un po' precisa, come poterlo appendere, insomma, sono tanti particolari, magari uno ha la possibilità di dire sì, mi piacerebbe, ma come faccio, dove lo appendo, come lo metto, non è difficile. Ma sì, a parte che le sono leggeri, cioè uno può vederlo magari così e pensare che sia una cosa pesante da appendere, invece no, con dei ganci in modo facile può essere appeso, tutto molto semplice, è più difficile a pensarlo che a farlo. Vediamo al volo i treni schermi. Sì, volevo magari vediamo il paravento nell'intero. Ah, sì, nella foto. No, Carlo, tanto sì. Lo facciamo vedere. Sì, facciamo vedere il paravento. Così lo facciamo vedere. E poi andiamo sui Nesche e chiudiamo con i Nesche. Eccolo qua. Qua lo vedete in tutta la sua grandezza. Il paravento costa 2.500 euro, 2,70 m circa per 1,20 m, più o meno. Due carretti, sembrano due carretti siciliani, invece sono giapponesi. Colmi di con questi vasi, con questi fiori che venivano trasportati, guardate che forti. Anche sì, dipinto su carta, foglia d'oro. Dipinto su carta, foglia d'oro, periodo Meiji.
cornice in seta, proprio la cornice intorno è tutta in seta, 1800 e seconda poi il legno 1880 quella sulla canera, esatto, fine 8 facciamo fine per domenica. 3 minuti, un minuto Netscape. Per vedere Netscape. Li vediamo da qua o li vediamo da là? Ma io li vedrei da qua, facciamo prima. Vediamo da qua, sì, perché sennò in un minuto non basta. Allora, quaglia. La quaglia costa 2005. Il Fugura Suzume costa... Non ci vedo più. 2008. Ah, ce li ho qua? Sì. Ah, sono già i prezzi? Vabbè, sì. Allora, dillo. È già, ma che roba. Eh sì, era qua finito per tutti. Fugura Suzume al 100 2008, Netscape Quaglia 2005, il Bruco, funghi bosso con Bruco 9,50. Abbiamo tempo di raccontare Fugura Suzume? No, la storia è la prossima volta. Ma sì, direi che abbiamo poco tempo ormai. Vabbè, comunque diciamo che è associato al... Sempre al, torniamo sempre al discorso, no, della fortuna che abbiamo trovato in altri argomenti, no? Soprattutto in arte giapponese. E poi è un animale che è anche associato a un'altra leggenda, quindi al passero, alla fiaba del passero dalla lingua tagliata. Qui c'è il Bruco, vabbè, tu parla, non preoccuparti. Ed è firmato Masanao, no? Sì, Masanao. Mi pare di sì. Il passero. Controlliamo, Masanao, esatto. Che si dice che sia proprio stato, no, lui l'inventore di questa tipologia di soggetti, quindi di questa raffigurazione. Questo sì, non è un oggetto del Masanao, diciamo, il primo Masanao, quello, diciamo, il principale, il più importante, costerebbe 10 volte tanto se fosse Masanao, diciamo, di quelli più antichi. È sempre un Netsuke del periodo Edo, quindi nella, diciamo, prima metà dell'Ottocento, in patina, bello il soggetto, bello morbido, perché poi la caratteristica piacevole dei Netsuke è la morbidezza al tatto, quindi il fatto che proprio tenendolo in mano sia un oggetto che dà quella sensazione di patina e di morbidezza al tatto, come se fosse stato, no, accarezzato nel tempo molte volte, e quindi lo farò vedere meglio anche il colore sotto la base che ha assorbito quella patina, le zampette intagliate sotto, con le zampette intagliate, esatto, però adesso spara un po' troppo, però noterete che ha una patina un po' più giallognola, perché probabilmente con il tempo il contatto, no, con la superficie, magari il legno, il piano, ha donato all'avorio quel colore, no, che solo il tempo poi alla fine riesce a dare. Siamo arrivati proprio al termine di questa bella trasmissione, quindi vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle ore 18, su YouTube, canale 133 Web TV. A presto, grazie mille. Grazie, buonasera a tutti, ciao.